Amici di Formula Italian Team, buonasera, benvenuti, bentornati con l'ultimo appuntamento settimanale dei campionati di Formula Italian Team. Come al solito, come ogni martedì, c'è la Pro League di scena nel circuito del Texas, il buon circuito di Austin. Ma andiamo subito a presentare chi ci sarà con me. Ovviamente è tornato dopo tantissimo tempo e lo riaccogliamo a braccia aperte qua nella Pro League, il buon Real Hiroshi. Ciao Raffa. Buonasera, torna ad essere pericolosa la situazione. Ciao Andy, ciao a Ci tutti. siamo accorti che c'era poco materiale per il DVD, quindi abbiamo detto in queste ultime quattro gare cerchiamo di far diventare il Fit Night, Late Night Show abbastanza corposo. Ma dalla cabina dei direttori di gara, questa sera abbiamo di nuovo il buon Fit Andrea Badolato. Ciao, ciao Andre, ciao a tutti. E il buon Ernesto Coppola Mister X. Ciao Ernesto. Ciao Andrea, buonasera a tutti, un saluto a Raffaele, neo campione del Classic. Ah, Grazie. attenzione. Ah. Molto bene, dopo questa new entry, un rientro incredibile, andiamo a carpire, a vedere cosa può succedere questa sera. Come detto, siamo nel circuito degli Stati Uniti, vediamo al momento Zeta Pro Mauro con la sua Haas in 1.30, 333 in virtuale pole position. Kartista si piazza subito in 1.34 dietro di lui, di un decimino più o meno. Vediamo tanti piloti ancora senza tempo, ci dicevano dal coordinamento che potrebbero aspettare gli ultimi minuti per fare un giro con la gomma gialla. Andiamo a vedere invece quello che è successo la settimana scorsa per capire cosa potremmo vedere questa sera. Ricordiamo, 243 punti Mauro Gold a 242 Dragoglio Evitato, quindi una Pro League che come l'anno scorso vede due piloti che si stanno scannando, si stanno veramente combattendo colpo su colpo per il titolo della Pro League. Ma abbiamo, oltre alla lotta per il titolo, una zona finals molto ricca di nomi, perché abbiamo ben 6 piloti in 32 punti, quindi andiamo ad elencarli. Dado Izzi in quarta posizione al momento a 137 punti, Flaminio a 135, Birillo a 132, Alesi a 124, Ganu a 113 e Advance Apple a 105. Per chi non avesse visto il Gran Premio di Suzuka la scorsa settimana, ha vinto il buon Dragoglio Evitato davanti a Flaminio in seconda posizione, terzo Birillo Dog, quarto Marco Ganu, quinto lo sfidante Mauro Gold. Raffa, io non so se non credo che hai potuto seguire abbastanza quest'anno, perché come detto Ernesto eri impegnato nel Classic, però se magari hai visto qualche differita, non so cosa ci vuoi dire su una pro che praticamente non si smentisce mai. Ma ti dirò, le primissime gare fino all'Azerbaigian le ho seguite tutte quante perché nel mentre che correvo facevo anche da ingegnere al duo della Mercedes, quindi forse anche per questo alcune prestazioni dei piloti non sono state brillanti, però ecco, fino all'esplosione in Azerbaigian di Baku con quell'incidente sul rettilineo e con Volse Mikemay e Mister X, le ho seguite tutte. Si è come sempre confermata una Pro League molto variabile con diversi interpreti, 9 vincitori vedo dalla classifica, quindi è anche vicinissimo al record, perché se non vado errato il record della Pro League fu della fantomatica del 2016, la Pro con 10 vincitori differenti, 9 nelle prime gare, fu una Pro bellissima con Pitaccio, Lelo, Birillo Dog, assurda. Quindi siamo lì, vedo che all'appello per il momento, almeno dalla classifica, mancano Alesi e Ganu, ed anche Mikemay che potrei vedere per una possibile vittoria. Mikemay questa sera assente, leggevo sul forum, per delle difficoltà al freno. Però lo stesso Alesi ha vinto anche l'anno scorso a Monza, un GP folle anche quello, per carità, però potrebbe starci anche in queste ultime quattro occasioni. E poi, ovviamente, come ben detto, c'è la sfida tra Mauro Gold e Dragoglio Evitato, che sono stati i due più costanti essenzialmente nelle prestazioni, nella top 5 sempre lì davanti. Gli altri ci può stare, ecco, magari partendo anche troppo nel gruppo, rimanere invischiati in qualche contatto, soprattutto con tanti piloti quando si era all'inizio stagione. Adesso
sia in 14, magari come detto prima le assenze, poi qualche morale, magari qualche pilota invece nel retrovie che si è abbassato. Joe Ramo, purtroppo ce lo siamo perso questo Ramo. Io ci speravo tanto che fosse sotto l'ala protettiva del buon Mauro Gold, invece diciamo non è riuscito ad integrarsi da tanto e non correva nei campionati. L'ha presa un po' male, ecco, mi permetto di dire che è anche stato un po' troppo al centro dell'attenzione anche da parte degli altri piloti. Speravo un po' più di gruppo, però è normale quando si è in pista e un pilota, diciamo inesperto, rovina poi quello che potrebbe essere l'andamento di un campionato. Capisco che dà fastidio, crea rabbia e è giusto che sia andata così, tutto sommato. Però una bella pro, e è fantastico che a 4 giri, a 4 gare dalla fine, Mauro Gold e Trau in evitato siano separati solo da un punto, e che la zona finals, come ben detto, è bella viva. E sono separati al momento in pista da 19 millesimi perché Mauro Gold comanda in 1.30-215 in virtuale pole position, c'è il pilota della McLaren, e Drago Lievitato invece in 1.30-334. Ma attenzione perché arriva un Flemin incredibilmente in forma nelle ultime gare che piazza un 1.30-043 e si mette in pole position provvisoria. L'abbiamo già detto, è stato un trittico da Singapore fino a Suzuka di belle soddisfazioni per Flaminio che si sembra svegliato. Abbiamo visto una prima parte di stagione dove non riusciva a carburare con la macchina, poi come detto anche da lui è riuscito a trovare un po' di fiducia anche nei setup che diciamo utilizza per le sue gare. Ha iniziato con la vittoria a Singapore, la top 5 in Russia e il secondo posto dietro a un incredibile Drago Lievitato a Suzuka. Si piazza a 2 decimi da Mauro Gold, quindi complimenti ancora al pilota Williams che è ingarellato per l'ultimo posto disponibile per le finals. Io volevo dire tra l'altro che oltre al fatto che non c'è Mike Mai questa sera, non ci sarà neanche Lele Salva sostituito. Da Kaisermat, quindi il pilota della Sport che passa in Racing Point alla 100%, e il ritorno ormai, oddio, ritorno, non se ne sta più andando, e sono felice per lui di Matteo Profilo che sta facendo la wildcard in due campionati, ovvero in Non lo Pro vuoi più vedere League. in Prime. Ma no, ma ci mancherebbe, cioè, oddio, è stato un osso duro Dici a che non lo vuoi più Singapore. vedere. No, assolutamente, ci mancherebbe, è stato un osso duro a Singapore, quindi sono anche molto felice di Per vedere che si questo. sta integrando. No, ma si sta integrando, diciamo che anche io ho vissuto questa parte, ecco, l'ho vissuta peggio di lui perché nelle due wildcard che ho fatto mi sono ritirato in tutte e due le gare, però so che è bello riuscire subito a integrarsi nella community e quindi mi fa piacere vederlo in pista. Salutiamo tutta quanta la chat. Intanto il buon Jovi che è in pista, ma anche in chat, Hiroshi al commento: tocca fare una bella gara, metti pressione, Raffa, come Bene, di emozioni. Mi sto facendo emozionare intanto Overboost 24 e 4 al T1, 36 e 5 al T2, è da pochissimi decimi dal Fuchsia, quindi davvero non male per Over. Una Williams che si trova in questo tortuoso circuito dove che riprende molte curve di altri tracciati. Non so se l'ha fatto sempre il buon Tilke. Attenzione, perché sarebbe incredibile. Al momento 9 piloti in mezzo secondo. Eh sì, è un peccato per Over solo nono, ma perché guarda, lì sono tutti vicini, 333, 334, 355, wow, davvero bella come qualifica, su una pista molto, mi permetto di dire, anche da paddista, selettiva, perché è davvero non facile, il T1 intanto Over però resta una Ferrari dietro, no, che però non è nel giro di lancio, quindi molto bene, e una pista non facile vedere dei stacchi così tirati, così ravvicinati, insomma, solo un millesimo tra Zander Provore e Drago Lievitato, è bellissimo. E vedremo cosa faranno gli Sì. ultimi piloti, perché ci sono Alesi Kaisermat e Matteo Profilo che si stanno lanciando. C'è anche Advan Seppoli, il pilota, il compagno di squadra di Alesi, ma è uscito anche Mauro Gold che è nel giro. Al momento nel T1 andremo a vedere cosa potrà fare il pilota della McLaren per tentare di dare una svolta.
e di rispondere 24-199, 118 millesimi sotto al suo best. Arriva la chicane in salita, poi si scende verso il tornantino prima di un lunghissimo rettilineo, una lunghissima zona DRS. Eccola qua, buona la trazione di Mauro Gold. Adesso sfreccia. Cartista, intanto sta togliendo due decimini, un po' distratto dalle sì al tornantino di curva 11, però buono il T2. Arriva ora alle penultima curva. Sì, è davanti quindi a 210 millesimi, sì. Conferma, vediamo, arriva lungo, 1.30-186 al momento. Prende la seconda posizione, si sta migliorando, anche se di meno il buon Mauro Gold, 39 millesimi al T2. Vedremo cosa potrà fare il pilota McLaren. Doppia destra, doppia destra, poi si va, penultima curva cieca. Molto difficile, è facile arrivare ai limiti della pista. Poi ultima curva per lui, vediamo, 1.29, 964, 252 millesimi tolti. Ed è un super giro di Mauro Gold che scende sotto il muro dell'1.30. E questa è una risposta al momento molto molto buona di Mauro. Un T3 fantastico per Mauro, perché non aveva fatto un T2 così positivo, in linea con i suoi tempi, anche se aveva perso qualcosina, ma accusava due decimi addirittura del record iniziato per Mauro. Poi fantastico nel T3, solo lui e Flaminio sul 29.3, tutti gli altri 29.5, nemmeno 20, no, tutti quanti 29.5 e 29.7, nessuno sul 29.4 nel terzo settore. Segno che bisogna anche prendersi qualche rischio di fiducia nel lanciarsi, soprattutto nella penultima curva. Allora, al momento Drago. Sì, si è lanciato Drago e al momento Advance è al, diciamo, tutto sommato in linea con il suo best. Andiamo a vedere invece il pilota dell'Alfa Tauri, anche lui 76 millesimi sopra al suo miglior tempo. Si è lanciato anche Zeta Pro Mauro, quindi vivremo questi 15 secondi che mancano alle qualifiche con molta molta frenesia. Zeta Pro Mauro Gano terzo. Ganu, 30.113, il suo miglior giro che gli vale la terza posizione al momento. Advance Apple sta arrivando, anche lui penultima curva, e poi andremo a vedere tutti gli altri. Molto pulito qui Ernesto? Un decimo e mezzo sotto il suo tempo. Arriva Advance Apple, 1.30.104, si piazza in terza posizione. Ganu, attenzione. Sì, stanno arrivando sia Giovi che Drago. Drago però deve fare uno splendido T3, sbaglia un po' la 19, non prende un buon punto di corda. Non so nemmeno se sarà in top 5. Vediamo, vediamo, siamo arrivati. 1.30.077, 258 millesimi tolti in terza posizione a pochi millesimi da Flaminio, che sta arrivando anche lui. Vediamo al T2, 102 millesimi sopra. Dado Izzi primo. Dado Izzi, 1.29.879. Un super giro della Red Bull di Dado Izzi, che il buon Andre saprà. Questo ci può un po' confondere, perché l'abbiamo visto sempre partire dal fondo facendo diverse strategie. Su, raramente lo vediamo a metà classifica. Taglio di Fleming alla 19. Eh sì, infatti rientra ai box, quindi un grandissimo Dado Izzi che fa 1.29.879, è pole position per il pilota della Renault. Della Red Bull, vabbè, ormai la Renault è il mio amore, quindi è una digressione professionale. Mauro Gold in 1.29.964 si piazza in seconda posizione e va a chiudere la prima fila con Flaminio terzo, quarto Zeta Pro Mauro, quinto Drago, sesto Advance Apple, settimo Ganu, ottavo Cartista, non Alesi, decimo Birillo Dog, quindi una Red Bull ad aprire la top 10 e una a chiuderla, e poi Overboost undicesimo, Matteo Profilo dodicesimo, tredicesimo Kaiser e quattordicesimo Giovi. È incredibile come comunque si sia mantenuto quello che dicevamo prima, Raffa, ovvero 29.8 primo Dado Izzi, 31 Cartista ottavo, tre decimi.
Sì, un peccato, ecco, accusare quel colpo, diciamo, alle sì, Mirilo Dog, over, perché dai parziali erano lì, forse non sono riusciti a mettere insieme il giro, magari ci sta invece Matteo, Kaiser, Giovi abbiano accusato un distacco un po' più pomposo. Kaiser, Matteo Geraci lo vedo scarico dopo la gara di ieri, probabilmente questa sera, anche per stare un po' fuori dai guai, visto anche quanto è tirata la Sport League, dalla chat Mirko Suriano, da Mirko ci segnala che Drago nei test ha fatto un 29,4, però ecco, nei test credo ti puoi prendere molti più rischi, hai molta meno ansia, diciamo, da prestazione. Non c'è la direzione di gara, soprattutto che Ah, qui no. è molto molto accanita con il gioco che Non so permette di cosa abbastanza. stai parlando. Ah no? Ok, perfetto, l'importante è quello. Comunque. Ma in curva 4 si può andare a larghi o no? Ah, attenzione, ormai la curva 4 di qualsiasi circuito ci sarà questa domanda, ovvero se si potrà arrivare lunghi o no. È stata bellissima l'indecisione di Masi, di Se vai Mirafa. largo alla curva 4 qui ti ritrovi subito alla 10 perché è tutto un complesso di pianolata. È proprio centro Snake la 4, quindi non... se volete provate, poi fatemi sapere come finisce. Vanno a finire il circuito breve. Anche sì. Ultimo giro ci dice sì, curva 4 si taglia tutto e quindi anche perché credo sia la curva dove poi si va a prendere la conformazione breve del circuito Appena delle dopo, Americhe. c'è la 5 a destra e poi la 6 stretta verso sinistra per andare nel layout breve. Lo abbiamo provato, andate sul sito, ci sono eventi. E comunque io l'anno prossimo sarò curioso di vedere come saranno i track limits in curva 4 in Bahrain. Sarà Beh, veramente tanto dipende. curioso per questa cosa qui e Dipende. soprattutto Chi con. prenderà la Mercedes penso che ha buone possibilità di No, vincere. no, fino a metà gara si può andare oltre, dopo no. Pure nel gioco sarà così. Molto bene, dopo Non, abbi queste non, abbiamo frecciatine. notizie, non abbiamo notizie di Mark che ancora non si è ripreso dopo aver conosciuto, diciamo, il criterio utilizzato da Ma dovrà fare un comma apposta per curva Sì. 4 in Si Bahrain. è trovato Credo esposto al tribunale comunque nei confronti della che FIA. al TAS di Losanna. Sì. Molto bene, dopo questo bellissimo scambio di battute, al momento siamo ancora tutti fermi ai box. C'è Sta per partire tensione. adesso la stanza. C'è tensione, come dice il buon Andre, perché è una gara dove ovviamente non ci si gioca ancora nulla, però sul fatto del morale, Mauro Gold vorrà Si gioca subito molto, dai. rispondere. Sì, assolutamente, vorrà subito rispondere alla gara perfetta che aveva fatto Drago, gli evitato in Giappone. E soprattutto Mauro arriva, oddio, da due top 5, però da uno come Mauro non te lo aspetti, ecco, ti aspetti di vederlo giocare sempre per il podio. Però tutto sommato è riuscito a tenere la sua costanza che lo contraddistingue da inizio stagione. Invece vedremo se Drago Lievitato vorrà, diciamo, dare la mazzata che serve per tentare di staccare Mauro Gold. Certo è che devono fare i conti con un Dado Izzi che ha fatto veramente un grandissimo giro e che l'abbiamo visto anche in grande spolvero sul passo di gara, soprattutto nelle scorse tornate. Poi per qualche contatto di troppo purtroppo non l'abbiamo potuto vedere in lotta. Raffa? No, credo che Cartista e Brillo abbiano provato a tagliare curva 4, sono stati Ah, ecco. squalificati. Credo un contatto che immagino tra di loro. E per Mauro Gold è un po' la situazione della Prime, cioè non è come in Master League che ci sono Smokeman, Mick e Matthew, fanno il loro lavoro, sempre a podio, via. Ogni tanto da Nirko, Dead riescono ad insinuarsi una pole da Alberto, ma non sono la costante. Il problema della Prime e della Pro invece è che sono tanti, troppi protagonisti forse per permettersi di stare calmi. Cioè, Mauro non può permettersi di dire: ok, Drago parte quinto, non è un problema. Drago Lievitato farà di tutto per rientrare subito. E si portano allo Zenetto Flaminio, Zenetto Mauro, Advanced, Gano. Sono troppi protagonisti, quindi non è facile anche decidere di un po' rallentare il ritmo, come magari forse potevamo pensare ieri Sport League con Raffo nei confronti di Topping. Quindi è tanto tanto complicata ed è bellissimo, fantastico così. Abbi pazienza se permetto di utilizzarti per una battuta squallidissima, ma l'unico che sono stato calmo a tuo l'unico che è stato calmo a tuo parere sono stato io a Singapore, però va bene, lasciamo perdere.
chiudiamo questa. Era per fare la cheat, dai, era per richiamare poi Rocket League. Molto bene. Dopo... Ah, quanto mi sei mancato troppo, Raffa. Molto bene, andiamo in griglia di partenza. Ovviamente, Cartista e Birillo Dog subito nelle loro piazzole dopo la squalifica dal giro di formazione. Probabilmente un contatto avvenuto. La butto lì in curva 1 perché è talmente tanto larga che è facile che ci siano 3 o 4 macchine a poter ingarellarsi. Stanno arrivando tutti i piloti, quindi noi aspettiamo trepidantemente l'accensione dei semafori. Giovi si sta posizionando al momento, vediamo che fino all'11ª posizione tutti su gomma soft, mentre gli ultimi 3 su gomma media. Si accendono i semafori, attenzione allo spegnimento. E parte il Gran Premio degli Stati Uniti, buonissimo lo spunto di Mauro Gold, subito che tenta di andare a insidiare da Dovizi, ma anche Fleming, bravissimo, che si fa tutto sulla destra. Attenzione perché all'esterno potrebbe superare Mauro Gold e ce la fa con l'incrocio di traiettoria. Flaminio, una grandissima partenza, è stato buono lo scatto di Mauro Gold, ma poi in progressione Flaminio, anche favorito da uno scambio di traiettorie, è stato bravo il pilota della Williams a portarsi subito in seconda posizione, mentre Drago gli è evitato, è ancora dietro a Zeta Pro Mauro, che è un osso duro, e soprattutto dietro a Advance Apple, che si sta giocando l'ultimo posticino per la zona finals. Quindi lì davanti sarà una lotta abbastanza serrata. Direi che con questa zona DRS non credo che i piloti che siano dietro ad Aduizzi vogliano attaccarlo, diciamo, con serenità, Raff. No, assolutamente, sarà una gara a trenino molto psicologica. Drago si è preso 2 jolly clamorosi sui 2 tappetini in trazione a curva 1 ed in uscita dalla 8. E avevo visto un pochettino di lag di Zeta Pro Mauro, però subito rientrato proprio in uscita dalla 8, quindi forse il soprasterzo di Drago lievitato forse era anche un po' a scartare questo calo un attimino della connessione di Mauro Perazzo, però adesso lo vedo fluido, stabile, quindi via così. Bravi piloti comunque a rispettarsi, tutti lontani con le giuste misure a curva 1 nell'imbuto, sembra molto pericolosa, nessun danno, proseguono bene. Dici, guardate le strategie che ha dato il gioco, 4 rosse. È un gioco molto attendibile, attenzione. Ah no, ok, c'è il solito bug, ormai è una croce tutte le volte che esce una patch. Si spera che risolvano questa disconnessione. No, non è una disconnessione, ma è una desincronizzazione. Il problema è che avevano scritto l'avevano risolto, cioè non è detto, vabbè, e invece no, non ve l'ho chiesto, l'avete scritto voi. L'hanno risolto, hanno risolto togliendo il giro 2, infatti siamo già al giro 3, sì. Ah, ecco, è vero. Quindi nei giri richiesti non vedremo mai il 2. Vediamo, intanto torniamo in pista con un Flaminio che sta tentando di rimanere negli scarichi di Dadoizzi. Si sta un po' distanziando Mauro Gold, vedremo se riuscirà a tenere il codone della Williams. Dietro invece il gruppo viaggia ancora molto molto compatto, è bellissimo vedere questo serpentone con attenzione dietro Alesi, che ha tentato un sorpasso ai danni di Cartista. Tanto no, la grafica che si difendeva un po', si è spostato dalla scia, un particolare come mossa, un Cartista che non sembrava voler attaccare, però nel dubbio Alberto si è spostato a coprire il centro della traiettoria. Attenzione perché intanto Mauro Gold è un secondo e uno, no, ok, c'è ancora quel problema lì, infatti sono andato subito su di lui, mi sembrava un po' troppo un secondo, quindi sono ancora tutti nella zona DRS di tutti, anche Giovi comunque non male, non male perché è il primo con dei piloti con gomma media, lui che è davanti e comanda questo terzetto di piloti. E vedremo cosa potranno fare a questo punto. Tanto ringraziamo Cuore Nola per il follow e anche RPF1 Res 4 per il follow, quindi grazie a tutti. Stanno arrivando una valanga di follow, speriamo siano persone reali e non bot. Siamo a 7.50 e vai. È una festa. Con il DRS Flaminio, prime occasioni, vedremo perché sarà interessante capire
cosa vorrà fare Flaminio. Se ne ha di più e si metterà davanti ad Adoizzi. Vediamo, sorpasso subito di Flaminio che si fa all'interno, va in staccata e passa. Vedremo se riuscirà a dare uno strappone il pilota della Williams, molto molto in forma come dicevamo prima. Credo che questo giro non sarà richiesto per nessuno, comunque con il DRS sono arrivati tutti lunghissimi dal corpo. È quello che stavo dicendo io, è il primo giro non che ce n'è uno DRS, che... e infatti arrivano tutti lunghi a quello 12. Molto bene, molto bene. Dopo noi siamo gli unici ad avere i commenti della direzione di gara in diretta. Pensate in Bahrain cosa poteva succedere se effettivamente la F1 reale avesse avuto questa possibilità. Intanto Flaminio 1:36.242, giro record al momento per lui. Dietro Giovi sta perdendo un po' di stacco. Da Benello. Forte. Ma Luca ha fatto uno switch incredibile di prestazioni da Singapore, come dicevo prima. Lui ci ha detto poi nelle interviste di Suzuka che ha trovato qualcosina da mettere a posto nel setup e da lì ha avuto una grandissima, ha avuto più fiducia, soprattutto in trazione. E anche il trovarsi da solo, perché ha accusato un po' l'abbandono di Just per motivi di studio. Se no inizio stagione comunque era lì, qualche inciampo ogni tanto, però è terzo, lo ricordo sicuramente in Australia, e la doppietta in Olanda. Sì. Da Stroll il primo e lui secondo, quindi magari lavorare da solo sul setup non è stato facile. Cartista molto vicino ad Alesi alla 12. Vediamo se la Racing Point attacca. È andato a girare in Oklahoma al momento. È arrivato un po' lungo il Cartista. Ha fatto il layout IndyCar. Ah, ok. La Kansas City Move era giusto, sì. Attenzione intanto a Duan Seppol vicino, Draghi evitato ancora più vicino a Z Pro Mauro. Vedremo se il pilota Alfa Tauri vorrà tentare un attacco nei confronti del pilota Haas. Sarà molto molto difficile finché là davanti, ma neanche là davanti, perché fino all'undicesimo posto sono tutti attaccati. E sarà un gran GP, se continueranno così ci saranno 11 piloti che potrebbero giocarsi la vittoria. E il Giovi, Kaiser, Matteo, Matteo Profilo, attenzione a Overboost. Overboost tenta... Uno, attenzione allo stake, attenzione, alza il piede Birillo. Era tanto difficile tentare di fare due o tre curve dello snake appaiate in quel modo. Molto saggio qua Birillo ad alzare il piede, a far passare Overboost. Tanto là davanti in chi? Tanto in difficoltà che alla media. Abbiamo visto come è una gomma da gara, ma che subito paga un po' la situazione di morbidezza nei confronti della soft. Considerando i nomi qui davanti, sta tenendo anche bene, cioè 2-8 dopo. Assolutamente. Ok, adesso Birillo e Over hanno perso qualcosina, però con quell'entrata dello snake, però sono sempre in zona di DRS con il gruppo, quindi... Non so nemmeno la scelta di Flaminio, perché vediamo, perché magari rallentare di nuovo il gruppo, fare qualche switch lì davanti potrebbe tornare utile a Giovi, Kaiser, Matteo Profilo. È vero anche che però un attacco così ad Adoizzi, che è il suo principale rivale per le finals, se ne ha di più. Attenzione, un secondo e uno, perché è uscito male da Adoizzi dall'ultima curva, quindi se Flaminio... È Flaminio, sì? Che va velocissimo nel terzo settore. Attenzione, perché ci potrebbe essere uno switch tra la quarta e la quinta posizione della classifica provvisoria. Vedremo come finirà. Al momento sembra aver ricucito lo strappo da Adoizzi. Ci siete? No, mi sa che sono morte le cuffie di Andrea. Mi sa che sì.
No, pensavo di essere esploso io. Un po' di traverso da Dovizio in uscita dalla 11, non perfetto in trazione, peccato perché era abbastanza vicino a Flamino, sull'ottica dei 4 decimi, però poi accusa il colpo ovviamente in trazione, nonostante il DRS si riavvicina, ma non in maniera sufficiente. Perfetto, saluto, ringrazio Danico che ci domanda alle finals, sono i primi 4, i primi 5, i primi 4, e avevo letto un bevete da parte di ultimo giro, beviamo, mentre che Andrea quindi ci torna a farci vedere. No, è un disastro, questa sera. È impicciato tutto. Come al solito. No, perché ho 30 cavi ma nessuno carica, quindi è un disastro. Vediamo, siamo ritornati intanto in pista. Con sì, dicevi del bevete, quindi andrò a bere intanto quando Dado Izzi si porta sotto a Flaminio. Sono un paio di giri che Advance è un po' più aggressivo nei confronti di Drago Lievitato. Sempre uscito dall'ultima curva, si avvicina molto, poi decide di parzializzare, fare anche un po' di lift and coast prima di arrivare in frenata, però azzerare l'acceleratore per risparmiare un po' di carburante. E vediamo, sono tutti in una fase di studio in attesa. Mi sorprende un sacco Giovi, perché era arrivato quasi a 4 secondi e 2, adesso di nuovo 3.9, 4.0, segno che il ritmo forse qui davanti non è così brillante rispetto alle aspettative, oppure un grande Giovi che si porta in zona di DRS e Kaisermatt. Assolutamente, assolutamente. Intanto io torno a ripetere il mio stupore per questi 11 piloti nel DRS di Dove. Va bene che c'è una zona DRS molto molto lunga, ma fa veramente tanto piacere vedere una pro così. Cioè, è difficile tentare di tenere il passo, soprattutto nel terzo settore, che è quello un po' più tecnico, e soprattutto avere costanza nello snake quando sei in scia al tuo avversario. Non oso immaginare quanti disturbi può dare all'aerodinamica. Cioè, io a Singapore, a Suzuka, mi ricordo nelle varie prove che facevo. Vabbè, faceva le prove, non lo sapremo poi mai purtroppo cosa faceva. Faceva le prove e poi ho avuto problemi con le cuffie dopo che ha fatto. Stamattina qualche cagata, però. Non è vero, mi sento. No, è tornato già. No, niente, devo utilizzare le cuffiette attaccate al pad perché sono tutte scariche. Devo comprare assolutamente 60.000 cavi USB perché non mi caricano tutti. Nei test che facevo a Suzuka vedevo quanto era difficile avere un avversario davanti e tentare di stargli dietro senza fare qualche errorino, perché dobbiamo ancora arrivarci all'aria pulita con i canali Venturi del 2022 del posto. Forse quelle quattro soste con la Morbi che dava la grafica non sono così scelerate, perché l'ultima tornata di Flaminio 36.9, Giovi 37.0. È la migliore prestazione per Giovi, è la peggiore per Flaminio. Wow, non lo so, ecco, quelli che saranno i passi giovedì, non questo, il prossimo, la Master League, ma sono dati interessanti se la soft già non tiene. Più dopo sono 8 giri e sono tutti lì in gruppo, forse anche... No, penso. Se qualcuno sia andato in deficit yes. Probabile, perché questa gomma dovrebbe garantirti 18 giri tranquilli. Cioè, ovviamente Luca non ha molta energia, questo sì, però nemmeno Zeta Pro Mauro, Drago Lievitato, Advance Apple hanno fatto tutta la gara scia. Ma al momento è Flamine che detta il ritmo. Comunque si smuove un po'. Talz dalla chat ci dice: non credo neanche che il gioco possa dare 4 gomme soft da montare. Quindi... se non fai la qualifica. Sì, se metti, sai, del CPU morbido, sì, avresti 4 soft. Molto bene, molto bene. Andiamo a vedere un po' quello che succede. Per il momento... Cartista! 3 secondi di penalità per il pilota della Racing Point. Arrivano, quindi... i primi 3 secondi. È normale nel T1 avere tutta quest'aria sporca.
è un disastro, ecco, per mantenere una buona linea. E ricordo una gara di Sport League nel 2018 abbastanza simile, però non eravamo in 11, eravamo in 6-7 tipo, e alla sosta si screpolò tutto e poi erano Sport, quindi la metà dello stress psicologico almeno per la distanza di gara. E vediamo quello che succederà con i pit stop, che anche avere no, gli unici vicini al massimo sarebbero Van Zeppel e Alesi con la stessa scuderia, gli altri diciamo sono abbastanza lontani, almeno in classifica, però lontani di 2 secondi, non così tanto. Ma più che altro, secondo voi cosa potranno fare di concreto i piloti con le medie? Perché sì, sono ancora 5 secondi e 7, un tanto ai box, Birillo. Cosa potranno fare? Togliersi il prima possibile. Ah, molto bene. Cioè, per essere partiti con la media, di solito dovrebbe darti un pochettino di vantaggio nelle piste dove c'è tanta usura di gomma, invece qui no, mi stai dicendo. Ma qua non c'è tanta usura di gomma, il fatto è che va talmente più lenta l'hard, la media, che conviene fare uno stint breve con la media, poi allungare leggermente lo stint con due rosse nuove e deve essere molto più veloce. Quindi tutto il contrario di quello che sta facendo Berillo, perché solo 10 giri con la soft è un... Sì, vabbè, ma Berillo ha rimesso soft, penso vada per le 3 soft. C'è stato un errore di Matteo Profilo che mi sono perso? No, era da un po' di giri che accusava purtroppo il colpo, ecco, a livello di velocità nei confronti di Giovi e Kaiser. Ecco, purtroppo ha perso subito poi la zona di DRS nei confronti di due prima citati, quindi poi è facile a livello di ritmo trovarsi un po' lontani. E per quello che faranno i piloti con la media, Matteo Profilo ovviamente discretamente escluso, già a 10 secondi dalla coppia prima citata, Kaiser, che intanto prende 3 secondi per l'età, mannaggina, sarà molto sportivo, non ha intenzione di perdere punti, di immischiarsi in situazioni, punti licenza, di immischiarsi in situazioni pericolose. Giovi, me lo immagino grandissimo. Alesi ai box, intanto il pilota Ferrari. Nell'aiutare Drago anche. Da tenere d'occhio. Un Giovi che nel gioco di squadra si è fatto tanto valere a Suzuka e questo ha permesso di fare un grosso undercut al suo compagno di squadra. Vedremo oggi cosa potrà fare. Intanto, a proposito di Drago Lievitato e giochi di squadra, Birillo Dog passa Matteo Profilo. C'è stato un sondaggio sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel. Non è solo per il Driver of the Day, ma durante la settimana abbiamo qualche sondaggino per stuzzicare l'attenzione dei nostri spettatori, dove vi chiedevamo sostanzialmente chi secondo voi poteva essere il favorito di questa sera, la vittoria di questa sera tra Mauro Gold e il buon Drago Lievitato. Ha vinto con il 65% dei voti Drago Lievitato, che al momento si trova in quinta posizione, quindi vedremo se questo 65% avrà ragione nei confronti del 35% che ha votato Mauro. Beh, una stagione di motivazione per entrambi, perché Drago all'inizio stagione leggevo che questa dovrebbe essere l'ultima andata per si ritirare in generale. Sì, un piccolo sovrasterzo. Drago intanto va in box, mentre per Mauro Gold è la stagione del rilancio, passaggio da pad a volante, dalla Master League, storico pilota nella categoria maggiore, a diciamo quella secondaria al 100%, quindi entrambi hanno tante motivazioni. Intanto si perderà qualcosa ai box? No. Ai box media. Anche Cartista, Drago media, vediamo Cartista soft invece. Quando Birillo fa 1.34.903, ovviamente con questa soft montata adesso, vedremo Drago dove sarà. È dietro a Birillo, tra Birillo e Alesi. Quindi vedremo se il pilota della Red Bull tenterà di trainare il pilota dell'Alfa Tauri, della vettura cugina, ma soprattutto se credo che Birillo qui ne abbia veramente tanto di più. Li vedremo se darà un po' di fastidio.
Tanto al pilota Gano verso il DRS nei confronti di Urban Zeppelin. E 2 secondi, l'undercut tra soft e soft, almeno questo, almeno per quello che abbiamo visto con Alesi, che con Alesi che ha fatto undercut per allontanarsi da Cartista. Quindi Alesi era già davanti al Cartista, però adesso sono a 2 secondi. Sta accusando un po' tanto il calo della gomma Flaminio. Diciamo che si sente abbastanza quando arriva il cliff della gomma soft. Già l'anno scorso c'erano molte diatribe, addirittura al 50%, e intanto Flaminio ai box. C'erano tante diatribe se fare anche Mauro Gold, anche Z Pro Mauro, anche Advance Apple, tutti tranne da Doiz. Dicevo, l'anno scorso c'era una diatriba addirittura al 50 sulle, se fosse convenuto fare solamente una sosta, quindi soft hard, oppure 2 soste, soft e media soft. Quest'anno ancora non ho provato, perché sono ancora in ferie, quindi non posso ancora dire la mia. Però mezzo disastro è dove escono i piloti. Assolutamente sì, perché Flaminio è subito attaccato all'esterno da Birillo Dog. Comunque riesce a mantenere la posizione, ma credo che Birillo con questa soft ne avrà veramente tanto di più. Birillo ha fatto un grandissimo undercut. E Zeta Promauro, perdona, ha provato una grande mossa nei confronti di Mauro Gold, appena andato a disattivare il limitatore. Entrambi erano usciti, appena usciti dalla pit lane, ha provato subito a bruciare Mauro Gold dall'esterno. Saggio Mauro nel difendersi e non lasciarsi ingannare, insomma, dalle finte di Zeta Promauro. E ha fatto anche un grandissimo undercut Drago Lievitato, che è davanti a Mauro Gold al momento. Vediamo Alesi subito nei confronti dell'Alfa Tauri. Va all'interno Birillo su Flaminio, con Alesi che ha sfiorato il posteriore della Williams di Flaminio. È riuscito a passare da Lievitato. Non avrebbe frenato. Vedendo il Bahrain. Tanto Dadoizzi ai box, Gano ai box, credo anche Overboost. No, Overboost continua. Si fa il giro a comando. Tutto, vale tutto per le statistiche. Il buon Overboost avrà un giro al comando della Pro League. Intanto vediamo dove uscirà Dadoizzi. È dietro a Flaminio, è dietro anche forse in lotta con Drago Lievitato. E attenzione quindi, perché si piazza in mezzo tra Drago Lievitato e Mauro Gold, il pilota della Red Bull, e Flaminio è davanti di tanto ad Adoizzi. Quindi per la lotta alla vittoria è una buona notizia per il pilota della Williams. Sono discretamente confuso dalla scelta della soft allora di Alesi, soprattutto con Artista ed Advance Apple. Insomma, con Advance era ormai palese che sarebbe rientrato tra le ultime posizioni di questo gruppo. Era già nelle ultime, insomma, ottava, nona, il problema è che sono tutti vicini. E quindi la soft, ci sono tante vetture da passare. Non lo so, ecco, sono confuso, vedremo chi avrà ragione. Vedremo, perché ci sono ancora molti giri da effettuare in questo Gran Premio degli Stati Uniti. Ancora 42 i giri, con Kaisermatt e Giovi che sono al momento al comando, aspettando la sosta di Overboost, che arriva al momento. Giovi 3 secondi. Mannaggia. 19. È molto difficile quella curva, perché è cieca, quindi bisogna impostarla tra virgolette a memoria, e quindi non vedi dove è il cordolo interno, più che altro. E c'è da dire pure che vi abbiamo facilitato quest'anno, che abbiamo messo l'ora a mezzogiorno, perché l'ora ufficiale non si vede neanche dove sta il cordolo. È meno male, quindi vedete che alla fine in direzione di gara non sono così. Birillo Dog, sono arrivati 3 secondi anche per Birillo, e questo potrebbe... Dimmi. Il problema è che non sono buoni in casa con The Master, perché quella è una curva completamente diversa nella realtà, non è così cieca. Sì. Vabbè, io non so quasi se... È discesa praticamente, quindi
un peccato, ecco. Speriamo in un rescan magari con la next gen ormai actual, che però non arriva nelle case dei vari gamer, con le nuove console. Anche la stessa curva 4 che è tanto citata del Bahrain, lì c'è un vantaggio nell'andare così largo, ma perché è in contropendenza, quindi hai più velocità. Alesi, scusate, Alesi nei confronti di Flaminio all'interno si fa vedere, ma non riesce a sopravanzare il pilota della Williams, e questo potrebbe diciamo un po' stoppare la risalita di Alesi, perché con questa gomma soft rimanere così tanti giri dietro a Flaminio non penso sia quello che aveva studiato per Birillo su Kaiser all'ultima curva, sì, su Kaiser Mann. Birillo su Kaiser all'ultima curva passa e ha il DRS, ovviamente il detection point è prima dell'entrata in curva 21, in curva 20. Attenzione, si fa tutto interno, riesce a girarla, attenzione perché c'è un incrocio di traiettorie tentato da Giovi, ma si deve arrendere all'arrembante pilota della Red Bull che ha fatto era undicesimo alla fine del trenino che c'era fino a quel momento, e invece adesso si ritrova primo con un undercut fatto di due giri sui primi. Sì, vediamo adesso fin quando riesce a scappare, soprattutto come si muove Flaminio, perché personalmente lascerei andare Alesi, visto che ha questa gomma soft. In questo modo Flaminio invece si sta mettendo nella condizione di accusare questo gap nei confronti di Birillo Doc, invece che lasciare che i rivali lo seguano, si infastidiscano un po' tra di loro. Nel dubbio Alesi in questo momento ci prova. Vediamo quindi se Alesi riuscirà a tentare l'attacco, e ce la fa in staccata al tornantino. Passa all'interno e nel momento in cui Flaminio era riuscito ad agganciare i due piloti con le gomme medie usate dalla partenza. Advance su Cartista, un vero proprio tuffo molto rischioso alla 16, resiste all'esterno Cartista, non vorrei essere nella situazione di Advance Apple, in effetti, perché undicesimo con la soft a tutto il mondo lì davanti, un sacco di piloti da dover sorpassare, difficilissimo, ecco. Questa fase di gara è molto stressante, immagino. Anche questa mossa nei confronti di Cartista è stato un po' segno di cercare di smuovere la situazione. Assolutamente, e tra l'altro stavo notando come anche Cartista, comunque con 3 secondi di penalità, sia abbastanza penalizzato quanto Advance Apple. Perché anche lui, se non mi sbaglio, era in lotta con Birillo. Guarda un giro quanto fa, perché Birillo due giri fa tanti, un grosso undercut ha fatto Birillo, vedremo se pagherà così tanto nel finale. Anche questione di pochissimi decimi, perché Cartista dopo la sosta di Birillo Dong era nella scia di Birillo, però ha trovato quella giusta finestra, anche una ancora Advance Apple alla staccata prima della zona di RS, rientrare da fuori di pista. Alesi, anche l'altra Ferrari. Alesi, è una lotta Racing Point Ferrari al momento, con Alesi che passa Kaisermatt. Mamma, e si è ricomposto di nuovo il trenino che c'era nei primi giri. Addirittura di più. Mamma, tre traiettorie differenti. Infatti, Kaisermatt è molto difficile quella curva da interpretare, soprattutto in gara, perché magari in qualifica non tanto giovi ai box, in qualifica non te ne rendi tanto conto, oppure la fai in un modo per tentare di fare meno strada. E poi quando hai dei piloti davanti, Mauro Gold è andato sulla destra nell'ultima curva. Guardate quanto presto Giovi è andato a togliere la gomma. Incredibile, doppio sorpasso. Credo che Kaisermatt qui, da buona wildcard tra virgolette, stia lasciando sfilare un po' tutto il gruppo, perché è stato passato sia da Mauro Gold che Z Pro Mauro in curva 1. Intanto overboost 3 secondi. Non vorrei che sia arrivato un danno per Kaisermatt, forse. No, Matteo è sano, semplicemente non vuole troppe rogne, ecco. Un peccato che non abbia seguito Giovi ai box. Tempo perso, adesso che andrà ai box sarà sicuramente fuori dalla zona di DRS. Alesi intanto lascia una virgola.
al tornantino prima della zona di RS. Con Flaminio a 1.4, tutto sommato non ha perso tantissimo il pilota della Williams. E invece 3 secondi e 6 al momento tra Alesi e Birillo Dog. Ganu intanto sopravanza ancora Kaisermatt. Vediamo. Ganu che è overboost, ovviamente sopravanza ancora il pilota Racing Point, e Ganu che si lancia all'inseguimento di Cartista e Advance Apple, che purtroppo sono in ottava e nona posizione con ben 5 piloti davanti a loro su gomma media. Drago di Vitato che è nella scia di Flaminio. Mauro Gold ha perso un po' di contatto nei confronti di Dado Izzi, e dietro si deve guardare da un Z Pro Mauro che dopo Russia si era rilanciato per la lotta al titolo. La matematica ovviamente ancora non lo dà per spacciato, però si è un po' diciamo ha peggiorato la sua posizione con una brutta gara fatta a Suzuka, purtroppo, per il pilota della Haas. L'ultima tornata 35,9 per Pirillo, 36,3 invece per Flaminio, quindi mezzo secondo o giù di lì, ecco, nelle ultime tornate tra la media e la soft. Attenzione, vediamo se Drago che è molto vicino a Flaminio tenterà il sorpasso nei confronti della Williams. Si fa tutto sulla sinistra Flaminio e tenta di difendersi, e ci riesce anche molto bene il pilota della Williams. Grande rischio, Drago, con mezza ruota sul tappetino sintetico. E adesso sapendo che Mauro Gold è sesto con 6 secondi di penalità, con 3 secondi di penalità, e tutti sono attaccati, credo che prendersi troppi rischi per Drago non convenga tanto. Controllate quanto sta guadagnando Giovi alla fine del giro. Giovi sì, sicuramente già molto vicino a Kaiser, ma che ha avuto due ultime tornate poco felici e ancora non si è fermato il pilota Racing Point. Sta aspettando magari qualcosa di diverso. Vediamo come va a chiudere quindi Giovi questa tornata, ecco, anche per fare un confronto tra lui e Birillo Dog, anche ammazza, se Birillo, però, è già il nono giro. 34-3 giro veloce di Giovi, 36-0, c'è essenzialmente la vita della gomma per quanto abbiamo visto finora con Birillo Dog, visto che ha fatto 10 giri in precedenza con la soft, adesso già è a 9. Non lo so, più soste, però per il momento è lì davanti a fare ritmo Stefano Colelli. Tanto seguiamo ancora Drago Lievitato che non sembra voler mollare l'attacco su Flaminio, e quindi ci lanciamo su questo lunghissimo rettilineo in onboard con l'Alfa Tauri di Drago Lievitato che si fa tutto all'interno. Vediamo, tira la staccata anche Flaminio e c'è, attenzione, in trazione Flaminio con l'incrocio di traiettoria. Riesce ancora a difendersi. Attenzione, vediamo se prova all'interno Drago Lievitato. Ma ancora una volta Flaminio. Sono ancora un po'. Attenzione da Duizzi. È da dietro tra i due litiganti. Il terzo gode, si dice di solito. Ci ha provato da Duizzi a passarne due. Sì, tutto il tempo ha studiato traiettorie completamente differenti per provare un incrocio, provare a uscire più forte, però non facile, ecco, con il fatto che le vetture sono appagliate, la carreggiata sembra larga, ma poi soprattutto in quel tratto di trazione è facile, ci sono tanti dossi, è facile, quindi puoi commettere un errore, bravo Dado nell'aspettare. Ma questa lotta sta entrando in due piloti con la soft. Mauro Gold, Z Pro Mauro intanto. C'era stato un tentativo di sorpasso nei confronti della McLaren di Mauro Gold. Questa lotta forse anche sì. Giovi davvero rientra. E io sia là davanti tra Drago e Flaminio, anche perché Drago può star tranquillo, diciamo, e farsi trainare dal pilota della Williams che non sembra avere un bruttissimo passo, e anche Mauro Gold e Z Pro Mauro, credo che una lotta con dei distacchi così minimi sia molto controproducente. È che sono tutti in deficit con la batteria, nonostante che si stanno trainando. Quello che ne ha di più ha un 40%,
molto particolare come situazione. La media stanno recuperando comunque adesso, quelli con la media. Appena non si stanno dando battaglia. Oh, sì, anche lui è un grande sovrasterzo alla 13. Sì, ecco. La soft già non girò. Molto pesante il cliff. Di colpo. E soprattutto hai sì un cliff, ovviamente in termini di prestazione per la mescola che stai utilizzando, ma poi questo deterioramento ti porta a surriscaldare tantissimo le gomme e questo ti fa perdere veramente tanto tanto tempo, perché stiamo vedendo Alesi quando ha fatto un piccolo sovrasterzo poi ne ha fatti altri tre all'uscita della curva dopo, quindi è molto molto difficile la gestione della gomma anche per piloti che sono bravi in quel frangente. Ah sì, è normale, da cosa nasce cosa, poi un errorino nella guida, ti stressi, non sei magari più lucido, arriva un piccolo taglio, ci sta come situazione davvero stressante. Kaiser, ma che tanto sì, è andato ai box, sì, ai box di Giovi, con la soft. Io farei un piccolo recap degli avvisi magari, dei primi 8. Se fosse andato tutti 3 secondi tra Dalesi, Flaminio, Drago, Daduizzi, Z Pro Mauro e Gan. Gli altri tutti hanno 3 secondi di penalità. Attenzione che Giovi ha recuperato la sosta. E intanto Advance Apple si era messo davanti a Z Pro Mauro, che tenta di nuovo l'attacco all'interno del pilota della Ferrari. E Advance ha un po' smosso gli altarini con questa gomma soft, sta tentando in tutti i modi di risalire per perdere il meno possibile, anche perché lui partito su gomma soft ha montato un'altra soft, quindi dovrà sicuramente andare a montare una gomma media. Secondo me sono altre due soft. Anch'io lo credo. Credo che Advance e Birillo facciano media. Intanto dietro Cartista va ai box. Credo che adesso andranno a montare una media e poi una soft nel finale. Anticipato. Non so chi c'era, sicuramente per Berillo chi ha messo la soft, insomma, dopo la prima sosta, sicuramente altre due soste. Ma penso invece Flaminio, Drago, Lievitato, Dadoizzi, chi ha messo la media, se hanno un'altra media, mi sembra la gomma da gara, perché insomma la soft ha tenuto 8 giri, poi tutti il posteriore un po' di tutti ha iniziato ad intraversarsi in maniera molto pericolosa, invece di Flaminio almeno è stabile, stressato dal gruppo che serpeggia dietro di lui, però è stabile. Quello è vero, però essendo una 100% con una pit lane molto molto corta, avere una soft che ti dà tantissimo nei primi 6-7 giri, non so se convenga di più fare solo una sosta in meno e mettere una media. Tanto Drago su Flaminio questa volta ce la fa, addirittura prima della staccata del tornantino, e vedremo cosa potrà fare a questo punto il pilota dell'Alfa Tauri, se riuscirà a staccare questo trenino che è composto da 7 piloti, al quale si sta aggiungendo un grandissimo Giovi, che ovviamente con questa gomma soft più nuova ha un grandissimo passo. Avendo tutti un ritmo così simile, ci starebbe la chiamata con la soft per smuovere le carte, obbligare gli altri a cambiare strategia. Magari gli altri non hanno nemmeno la gomma. Abbiamo visto i primi minuti della sessione qualifiche, in realtà con i piloti non girare, hanno girato in pochissimi, e probabilmente quindi per salvare un treno di gomme soft. E quindi vediamo, potrebbe essere lungo Flaminio a curva 1, lunghissimo, però ce la fa a frenarla e a girarla. Manca un po' il punto di corda, sembrava andare molto più lungo, invece è stato bravo a frenare la corsa della sua Williams, e non deve perdere il DRS in confronto di Drago Lievitato ovviamente in questo momento, altrimenti saltano un po' tutti gli schemi, gli altarini che ci stiamo facendo sul decidere su quale gomma mettere, quando, perché soprattutto. Io credo che Drago, non so come sia messo ad ERS, però come dicevi prima, o ce l'ha lui nella guida questi 2-3 decimini in più, oppure mi rifaccio a quello che ho detto prima, non ne avrebbe tanto senso mettersi davanti con questa forza. Vedremo, magari lui si sente di avere un passo migliore nei confronti di Fleming. Al momento chi è sulla media
tutti hanno bisogno di elettricità, quindi vai con il fan boost, riscattate i vostri hit points, messaggi evidenziati, fate cose, mini spot, bevete, riscattate, magari gli diamo un po' di carica, alzate le mani, dai. Un bevete servirebbe tanto anche a me, grazie. Allora, lo riscatto io. Sto parlando. Avete 10 secondi dalla chat per riscattarlo, altrimenti poi lo riscatto io. Intanto sono arrivati altri follow, non so se l'avevi già notati, 22 minuti fa, Alex27, credo di sì, già l'avevi citato. No, sono nuovi, ne sono arrivati due. Sono arrivati altri due follower, quindi siamo a 752, stiamo crescendo abbastanza bene. Intanto Ganu ha perso il DRS nei confronti del suo compagno di squadra Z Pro Mauro e Giovi al momento è in undicesima posizione. Decisamente meglio. Che cosa? Con la voce, di colpo ti avevamo sentito pesantissimo, poi ti sei riallontanato, ma decisamente meglio. Perché sono con il microfono delle cuffiette, ho il microfono da streamer qui vicino e volevo andarlo a nessun problema. Ad attaccarlo e... là. Una particolarità della gomma soft è che Berillo Dog ed Alessio hanno avuto quelle difficoltà intorno all'ottavo, nono giro. Poi, come se la gomma sia un po' ripulita dal blistering che vediamo nella realtà, e sono tornati ad essere decisamente più stabili. In particolar modo Berillo Dog, Alessio ogni tanto un po' sbarazzino, ma credo sia anche un po' la guida nell'andare in maniera più pesante. Berillo Dog invece è più fluido. Confrontare con Drago Lievitato, che è il primo adesso con la gomma media. Ora come mi sentite? Un po' basso. Basso? Meglio però. Sì. Meglio, sì, più meglio, però limpido, più diciamo. Ora? Sempre un po' lontano, ecco. È un disastro. Beh, però ti sentiamo, quindi poi ci diranno dalla chat se non vieni sovrastato dai motori etc. 36.267 per Birillo Dog l'ultima tornata, Drago Lievitato invece in 36.448. Allora, eccomi qua, sono ritornato dopo queste vicissitudini. Intanto vedo che Drago Lievitato al momento si sta portando sotto ai 2 secondi nei confronti di Alesi, e quindi vedremo cosa riuscirà a fare il pilota dell'Alfa Tauri. Certo è che intanto 3 secondi per Matteo Profilo. Certo è che diciamo, andare a prendere un DRS per il discorso di elettricità che facevamo prima, non sarebbe male per Drago. Ragazzi, intanto sì, ci sono. Stavo dando uno sguardo agli avvisi ricevuti da parte dei piloti. Dato Izzi, ad esempio, ne ha 2 per aver guadagnato del tempo tagliando la curva, ma non gli viene data poi la penalità. Un avviso anche per aver tagliato la pit exit lane. Idem Drago. Non lo so, forse qualche situazione da rivedere, non so, magari per impostare meglio curva 1, però se è a terra va rispettata, vedremo. Beh, la seconda volta gli dà allora. Intanto ho conferme dalla chat, il buon Max Basile mi dice che mi sento ottimamente, quindi meno male, abbiamo risolto. Ti sente, quindi lo puoi salutare tranquillamente. No, infatti è salutato. Molto bene, Gillo, ormai il buon Max Basile. Io mi ricordo le prime volte quando si andava a leggere il buon Fit Magazine. Io vorrei tanto ritornasse questa piccola cosa che era tanto grande a livello emotivo. Capito Max, andati da fa. Non hai idea di quanti soldi sono entrati nelle casse Fit con il magazine, con i prodotti che pur di non finire nel flop della settimana pagavano. Attenzione, perché intanto chi non ci finirebbe al momento è Z Pro Mauro con questo sorpasso su Advance Apple che si porta in 7ª posizione. Prego, continuare.
No, no, ecco, anzi, meglio se è finita qui. Ah, ok. Ah, ricordo certi bei momenti, ecco, ritrovarsi la domenica a leggerlo, ecco, tutti insieme, nei party, divertente, quindi. Grazie ancora, Max. Io ho vissuto l'ultima parte, perché me lo andavo a leggere nella Open, quando facevo la Open del 2018, e le ultime due gare della Prime. Era tanto bello. Intanto ai box, e Birillo Dog e Alesi, due piloti che avevano optato per due rosse, e sono di nuovo su gomma rossa. Ha detto tre soste. Sì, io mi immaginavo una media per spezzare un po' la situazione, invece vanno così all'attacco i due piloti. Con cartista Flaminio sul filo del DRS, andrà quello limitato. Andiamo là davanti. Ha riguadagnato poi proprio nel finale dello snack, perché lo vedevo 1.17, 1.020, quindi poi è stato bravo a recuperarlo proprio all'ultimo. Ecco, questa soft fa pensare ancora di più anche ai piloti che hanno messo la media. Loro stessi saranno i primi a dover ragionare su cosa fare. Giovi si è attaccato al gruppo, mentre Cartista è uscito appena dietro Alesi. Cioè, Alesi è uscito appena davanti a Cartista. Eh sì. Attenzione, Overboost e Ganu si danno battaglia con Overboost, che entra in uno spazio strettissimo e va a completare il sorpasso. Buona la settima posizione. È stato sfortunato dopo la sosta, è stato l'unico a non rientrare sotto il secondo nei confronti del pilota che aveva davanti, e quindi Over invece è stato 11 giri essenzialmente dietro a Ganu. Vediamo, magari ha risparmiato qualcosa, riesce a dare lui uno strappo per ricucire con i piloti lì davanti. Intanto ai box anche l'altra Ferrari, Van Zeppel, e 3 secondi per Zeta Promauro. 3 secondi per Zeta Promauro. Questo fa un pochettino respirare l'altro Mauro Gold, perché poteva perdere tante posizioni con i suoi 3 secondi, ma adesso dietro sono veramente tutti con la penalità, tranne i primi 3 al momento sono tutti con penalità, tranne Ganu, Alesi pensavo anche Advance, invece no. Intanto ha optato per la media invece Advance, quindi vedremo. Giri, sì. Vedremo se vorrà andare fino in fondo Advance con questa mescola, oppure se opterà per un'ulteriore sosta per andare a mettere la gomma rossa. Intanto Mauro Gold è fuori dalla zona di RS, e infatti Zeta Pro Mauro ne approfitta subito e passa in quarta posizione il pilota Haas. Attenzione dietro, Giovi ci prova su Marco Gano. Giovi all'esterno. Ha fatto una grandissima mossa. Grandissima mossa dell'Alfa Tauri. Mi ricordo un sorpasso del 2018. Stesso modo. Vediamo quindi cosa succederà, se Zeta Pro Mauro ne avrà un pochettino di più per ricucire questo strappo di 2 decimi che hanno nei confronti del terzetto di testa. Sarebbe una mazzata per Mauro arrivare comunque 1.33.9 per Birillo, arrivare comunque sempre con un grandissimo risultato, ovvero in top 5. Bandiera gialla nel T3. Matteo profilo. Matteo si in trazione. Quanti flap. Fuga sul prato, quindi scongiurato il pericolo, però. Safety car. Appena ho detto scongiurato il pericolo, safety car. Questa dritta dritta nel DVD. È tornato Raffa. Buonasera. Bene, cambia tutto. Un disastro per le strategie. Chi ha più soft adesso? Adesso vedremo, perché non so se la media riesca a fare 26 giri. Credo di sì. E quindi magari mettere questa gomma media, come dicevi tu. Sì, ma è una tragedia per Birillo, Alesi. Ah, quello sì. Ma penso, cioè, Advance no, oddio, davanti, perché ha messo vicino la media. Ma Birillo e Alesi, che hanno messo la rossa e dovevano recuperare, adesso si trovano nella stessa condizione degli altri piloti che ancora devono fare la tosta.
vedremo quindi davanti, perché a 4 secondi per il Lotog da sì, ma nel senso però, che sì, ovviamente sì sì, ecco, è saltata la strategia, avranno esatto, nel senso russo, che se adesso i primi si fermano a mettere un'altra media, anche loro sono costretti a mettere una media e si fermeranno insieme a loro. Tu te la senti di mettere la media? Ti fidi degli altri 13 sì, rivali che hai in hai box che Drago, tutti i 13 non mettono la oh sopra. Drago, errore, sta andando a muro, mamma mia. Piano, ma piano, che è il traffico, c'è un po' di un po' di non traffico fare gli assembramenti. Sembrava il gran raccordo anulare, infatti Drago mette un'altra media nuova, ovviamente tutti hanno dato inizi, guarda quanti che mettono la soft anche però. Un mannaggia, Flaminio e Dado Izzi, gomma soft, Birillo Dog e Alesi davanti, Z Pro Mauro media, Mauro Gold media, Overboost, Giovi, Ganu soft, Cartista media, Kaisermat, vediamo, gomma media anche per lui, e Matteo Profilo gomma media. È una griglia molto colorata al momento. Io direi che adesso le strategie sono ben chiare. Assolutamente sì. Beh, adesso Drago arriverà fino in fondo. Ecco, Mauro senso Gold che ha messo la rossa adesso, o chi non si è fermato con la rossa che aveva messo a giro prima, dovrà fare una sosta. Chi ha la gialla messa adesso potrebbe arrivare alla fine. Non so come, ma potrebbe. Ma penso di sì, ne avevano fatti finora 16 se non vado errato. Ne mancano adesso 26, altri due giri. No, vediamo 25. Dove sono Cartista e no, devono farlo al 56esimo. Non è che arrivi al 56 e li finisci. Sì, però ci sono i giri di safety car. Esattamente, credo che almeno sicuramente questo e forse un altro, che Matteo Profilo è ancora lontano da Kaiser, quindi 24-25 giri di gara si avremo alla fine. Comunque, per chi si ricorda, l'anno scorso nel Gran Premio della Prime degli Stati Uniti ci fu anche una safety car a tre giri dalla fine, quindi perché era stata causata da un bug della prima safety car. Io non vorrei portare sfortuna, però vabbè, ma Codemaster è una società, una casa sviluppatrice che mica ricicla gli asset degli anni precedenti. No, no, assolutamente sempre da zero. No, sì, ma la Codemaster mica inserisce bug nuovi ad ogni aggiornamento. Allora, Formula 1 2019, circuito dell'Hockenheim, ancora il layout del 2013. Sì. Quella cosa è stata imbarazzante. Proprio quello stavo dicendo, c'è uno youtuber che ha fatto vedere addirittura alcuni 2014-2012 di circuiti come asset barra cordoli, con formazione e tutto il resto, quindi perché come pensi che sarà il nuovo prossimo Imola? Speriamo di no, cioè il pacchetto sarà Hockenheim 2013, no, metteranno Hockenheim oppure Vietnam, visto che devono riciclare. Allora a questo punto voi dite Imola, ma io vi dirò come sarà il dosso di Portimao. Quale dosso? Sarà dritto, sarà piatto. Che metteranno di nuovo il dosso di Suzuka, lo metteranno a Portimao, quello che c'era l'anno scorso. Lascia sta. Sarà un'annata ancora più bella grazie alla Codemaster, ma torniamo al nostro Gran Premio. Comprate il gioco del 2021. Torniamo a noi. Almeno minimo un centinaio di clienti all'anno gli riportiamo. Io credo che i vari forum influiscano sulle vendite, quindi un'attenzione un 100 po' per più 60, attesa. 70. Diciamo il forum in generale in tutto il mondo, i vari organizzano campionati online, un'attenzione al comparto online sarebbe gradito, però 70. No, ma più che altro che ci dessero retta quando gli disegneremo i bug. Solo quello. Devi parlare inglese. Ma glielo vuoi dire pure in tedesco? Non cambia niente. Non cambia niente. È bellissima questa digressione, ma la safety car rientra in questo giro, quindi ributtiamoci in pista quando mancano 24 giri al termine
con i piloti che si sono differenziati nelle strategie. Birillo Dog e Alesi su gomma soft purtroppo erano rientrate prima dell'entrata in scena della safety car, e quindi gioco forza sono dovuti rimanere fuori. E invece Alesi, invece Drago Lievitato gomma media insieme a Z Pro Mauro, Mauro Gold, Advance Apple, e invece da Dovizi e Flaminio hanno messo gomma soft nuova al rientro della safety car. Quindi vedremo cosa succederà con Birillo Dog, che al momento riparte e si porta dietro tutto il trenino dei piloti della Pro League. Vediamo, intanto hanno dato già un piccolo strappetto, e sarà interessante capire come reagirà Drago Lievitato a questa cosa, perché là davanti stanno iniziando a togliergli il DRS. Da Dovizi e Flaminio dovranno passare subito. Vedremo cosa succederà. Non brillante l'avvio di Mauro Gold, cioè fuori da DRS confrontizzato con Mauro, ma lo vedevo fin dai giri sotto safety car, non ha per nulla zigzagato, non è andato a scaldare le gomme. Intanto altri 3 secondi per andare per Kaisermatt, prima di arrivare a quota 6. Per Drago Lievitato non deve intestardirsi, da Dovizi e Flaminio hanno una gomma, avranno una gomma troppo più prestazionale rispetto a lui in queste prossime 10 tornate, e poi da lì potrà iniziare a ragionare, soprattutto se riesce a tenere il DRS di Flaminio. Può crearsi un'ottima occasione di vincere questo GP. Assolutamente, vediamo intanto se da Dovizi si fa vedere molto molto vivacemente nei confronti di Drago Lievitato. Ha fatto 2 o 3 scarti verso l'interno. Invece Mauro Gold continua ad avere tanta difficoltà quando è da Russia più o meno, anche Singapore, dopo quel incredibile zero che è successo nella pista asiatica, e non abbiamo più visto quel Mauro brillante che ci aveva accompagnato fino a quel momento in Pro League. Quindi speriamo sia solo qualcosa di passeggero per poterci dare una grandissima lotta per il titolo. Drago sta usando un sacco di energia, ma nel misto da Dovizi probabilmente lo spinge nel T2, nel guidato in trazione. Spero per lui decida il prima possibile di arrivare allo scambio, uno scambio che arriva intanto tra Giovi ed Overboost. Giovi risale, non a piazza, tanto dalla chat il buon Alberto Foltran, Alberto 222, ci dice che le rosse potrebbero arrivare fino alla fine. Sono tanti, non lo so, per coprire 25 giri il Pirillo ne ha usate 2, però ok, mi fido di Alberto. Non è... Vedremo, soprattutto, ok, arrivare ci arriverà, ma come ci arriverà? Tanto sicuramente Ernesto chiederà il giro 34, non per il sorpasso di Dovizi su Drago Lievitato, che sta per arrivare, ma no, okay. Per quello che è successo. Dentro Dado su Drago. Occhio, continua a perdere Mauro, intanto Drago viene sorpassato da Dovizi, come riportato dal buon Hiroshi, anche Giovi. È una furia, Giovi. Giovi questa sera sta facendo un grandissimo GP. L'abbiamo visto subito. Beh, con... l'ha scritto. Eh? L'ha scritto in chat. L'ha scritto in chat? Eh sì, inizio, cioè, mi ah, beh, è vero, sì, Hiroshi. È vero, bravo, sì. Quindi la pressione funziona adesso, per il buon Giovi. Hai visto, ogni tanto funziona bene. E lì davanti adesso c'è un bello obiettivo, una sagoma molto colorata per Giovi. Assolutamente sì, perché c'è Mauro Gold, ma attenzione perché potrebbe anche essere quello il traino per Mauro Gold per riportarsi in zona DRS. È un qualcosa di molto difficile questa sera, perché tutti stanno marcando tutti, con Drago Lievitato che riesce tutto sommato a tenere dietro Flaminio e riesce a tenere il passo di da Dovizi, che sta cercando in ogni modo di scrollarselo di dosso, e vedremo cosa succederà. Intanto dietro 1.6 è arrivato Mauro Gold con Giovi a mezzo secondo, Advance Apple sta rientrando anche su di lui. Sarà molto molto vibrante come finale di gara. Attenzione a Ganu, perché Giovi su Mauro alla 12, vediamo Giovi all'interno di Mauro Gold, va a passarlo e si prende la 7ª posizione. Vediamo se Mauro riuscirà a rimanergli incollato per andare a prendere
siete persi il primo attacco di Flaminio su Drago. È un gran peccato, qua ci sono veramente tante battaglie. Comunque tutto sommato Drago lievitato è riuscito a tenersi la posizione, ma ha perso la zona di RS nei confronti di Dado Izzi, che è arrivato nel terzetto di testa praticamente con due Red Bull nelle prime tre posizioni. Vediamo, si fa tutto sulla sinistra Alesi. Staccata di curva 1, tira una grossa staccata da Doizzi. Vediamo, attenzione, un bacino da parte della posteriore destra di Alesi. Intanto overboost su Advance Apple, non riesce. E anche Flaminio su Drago lievitato alla 1. Eh sì, quindi Flaminio riesce a togliersi Drago lievitato di torno e adesso tenterà di andare a ricucire il distacco che c'è al momento tra lui e il terzetto di testa. E intanto Mauro Gold è riuscito a rimanere incollato a Giovi e quindi vedremo se riuscirà a prendere di nuovo la zona di RS. Quanto si sta annuvolando il cielo? Abbastanza, direi. Forse non così tanto, sì, però non vorrei che quella safety ha fatto saltare, ha allungato un po' la gara, potrebbero succedere qualche cambiamento di scena nel finale. Qualche imprevisto, ovvero pioggia negli ultimi giri, e sarebbe un qualcosa di folle andare a pensare di nuovo uno stravolgimento di strategie, perché sono ancora tutti molto molto vicini, non solo per la safety car, ma anche prima avevamo visto che c'erano veramente tanti piloti nel codone di tanti altri, quindi vedremo. Tutti molto bravi, ecco, anche nel tenere, nel non esagerare, soprattutto i primissimi giri, le prime 15 tornate, che erano in 11, come avevi ben detto, tutti, tanto di nuovo dato Izzi vicinissimo, discretamente vicino a Flamengo, ad Alesi, però esce forte, qui verso lo Snake. Non lo so se lo fanno, un incrocio, attenzione qui. Alesi si era lanciato, da Dovizi molto bravo ad alzare il piede, ma Alesi nel dubbio tenuto giù non gli è interessato. Intanto Giovi è riuscito ad arrivare nel codone dell'as di Z Pro Mauro, e Mauro tutto sommato è riuscito a recuperare qualcosina, quindi vedremo cosa potrà succedere per il pilota dell'Alfa Tauri, che sicuramente con la bagarre che ci sarà al momento si porterà dietro al suo compagno di squadra Giovi, che è partito, se non mi sbaglio, 12esimo. E si fa tutto sulla sinistra. 14esimo Giovi. 14esimo, quindi addirittura ultimo. Ultimamente ci aveva allietato con le sue rimonte il buon Giovi, addirittura in Italia quando era arrivato a podio. Quindi molto molto bene quest'ultima parte di stagione per Giovi. Intanto Flaminio ha ripreso il cospetto. Ehi, ma quanto è scuro il cielo qua alle ultime due curve? Da l'ombra di Flaminio è notte. Andre, ehi. Ma tu ce l'hai l'ombrello, io non ero proprio. E non l'ho portato, attenzione, ma cosa si è visto con Dado Izzi? Alesi che ha portato tutto sulla sinistra, Dado Izzi che finalmente è riuscito a passare il pilota della Ferrari dopo tanti tanti tentativi. L'ho detto in precedenza, non bisogna passarci sopra la pit lane, l'hanno spostata, se la sono portata via. Ma addirittura dopo la linea della pit lane, sì, sono andati, wow. Vedi? Flaminio vicinissimo ad Alesi. Vediamo quindi se riuscirà a tentare un attacco. Certo è che Birillo Dog al momento, con questi 3 secondi, deve tentare di andarsene il più possibile. Vediamo Flaminio su Alesi. È al DRS il pilota della Ferrari con una staccata incredibile di Flaminio, che tenta ancora il sorpasso nei confronti del pilota della Ferrari, che gli dà il minimo spazio possibile. Vediamo se ci sarà un incrocio. E invece no, intanto Giovi, è avvenuto uno switch nei confronti in casa Alfa Tauri. Molto bravo Alesi nell'aprire la linea, poteva essere un disastro lì alla 12, quindi molto bravo Alesi. E poi ha anche restituito Pamper Focaccio accompagnando Flaminio da 13, ci sta, ecco.
Ha lasciato il minimo spazio indispensabile per far la curva al pilota della Williams. Bellissima bagarre tra i due. Adesso vedremo, perché Alesi ha perso la zona di RS nei confronti della Red Bull, quindi sarà più facile per Flaminio tentare il sorpasso alla zona di RS. Continua a farsi sempre più cupo il cielo texano sopra le vetture. Intanto penso che Giovi sia passato per tirare Drago. Assolutamente sì. E che fatica Mauro Gold. Non tanto per il distacco che fuori dalla zona di RS iniziata da Pro Mauro, e adesso vorrà guardarsi da Overbus e Marco Cano, ma per le linee. Sta anticipando tutte le traiettorie. Sembra quasi al primo giro. Distratto, esce piano. Non lo so. Tanto attenzione, Flaminio si fa vedere, va tutto sulla sinistra e passa all'interno di Alesi, si porta in terza posizione e va alla caccia di Dado Izzi e Birillo Dog. Al momento sarebbe seconda posizione per Flaminio, per i 3 secondi di Birillo Dog. Credo che con la vittoria a portata vedremo se queste soft dureranno e se non ci sarà l'incognita della pioggia. Dalla chat Talz ci dice che la rossa potrebbe arrivare, ma davvero al limite con l'usura. Diversi ingegneri hanno sui propri radar il segnale che sta per arrivare la pioggia tra 10 e 11 minuti. Ed è un radar fornito, ancora non è arrivato, ecco. Sono previsioni, ma vediamo quello che succede. 10-11 minuti sarebbero 7-8 giri. Come ci arriveranno? Si è annerito rapidamente, ecco il cielo, però per ora ancora nulla. Vediamo, vediamo cosa potrà accadere in questi ultimi 16 giri del circuito delle Americhe, con Alesi che rimane comunque dietro a Flaminio e Mauro Gold che tenta in tutti i modi di non perdere il treno davanti, ma credo che, ma vediamo come fa questa curva. Trazione anche abbastanza, dispiace, mamma mia, non sta prendendo un punto di corda Mauro Gold da un po' di giri. Non so se è un piccolo danno, attenzione perché toccata. Overboost lo mette nel mirino. Quello stavo dicendo, c'è Over attaccatissimo. Lo passa. Attenzione, crisi nera per Mauro Gold, che continua a scendere di posizioni. Dall'onboard di Gano ho visto che ha un po' sporca la pancia a destra in Maruta. Non so se è lo sporco oppure una piccola toccata sui danni al posteriore, almeno a livello mentale. Il fondo che tocca sul dritto destabilizza un po' il pilota. Dicevi, ma credo che non abbia feeling con la media. Cioè, vediamo, ci sono molti piloti che a sensazione non si trovano con una gomma. Intanto ringraziamo il buon Marzu 05 per il follow e andiamo quindi là davanti con Dado Izzi che è arrivato su Birillo Dog e Flaminio che in tutti i modi sta cercando di colmare questo distacco di un secondo e mezzo al momento, che persiste da 2 o 3 giri quando è avvenuto il sorpasso su Alesi. Dato ultimo giro, riscatta un bevete, quindi Rafa, se vuoi bere. Grazie mille. Comunque, vediamo. Mauro sta per uscire da DRS di Over. Eh sì, deve tentare. Occhio Dado Izzi. Attenzione, Dado Izzi intanto su Birillo Dog, che non si difende neanche più di tanto nei confronti del suo compagno di squadra. Dicevo, Mauro Gold deve prendere questi sorpassi da piloti con gomma soft come un'opportunità di tentare di ricucire il distacco nei confronti di Z Pro Mauro, perché arrivare in zona di RS sarebbe oro colato, gli permetterebbe di agganciarsi al suo rivale. È vero anche che vedremo se a questo punto la pioggia è accertata negli ultimi giri. Vedremo cosa porterà, che spariglio potrà essere questa pioggia. Forse la pioggia è l'unica occasione per ritrovare un Mauro Gold un minimo lucido.
magari invece sprofonderà, vedremo che sarà, se arriva a piovere con la gomma intermedia. Però per il momento sarebbe a malapena in top 5, considerando che chi ha la sosta deve fermarsi. Però la pit lane è breve, sono 18 secondi per la sosta. Lui in questo momento dalla vetta è a 7 secondi da Dovizi per il Lodog Flaminio, quindi sono più che recuperabili 8 giri, i 8 secondi nei restanti 14 giri in questo momento. Quindi per Mauro si fa più grigio che il cielo sopra Dustin. È incredibile metà. Vediamo intanto, perché anche Z Pro Mauro sta per perdere la zona di RS nei confronti di Drago Lievitato, e questo potrebbe forse venire in aiuto di Mauro. Infatti là dietro tutti hanno il DRS. Che gran lavoro di Giovi, è passato Drago, se l'è portato nello Zenith ed è andato a riprendere i primi quattro. Giovi, uomo di giornata finora. Assolutamente sì. Tanto pensavo di aver visto una goccia, invece ancora niente. Un momento. Era polline? Credo di sì. Credo che sia il fantomatico polline di Bendy. Questo qui. E allora ancora non pioverà. Finché c'è polline, non piove. Vediamo. Fallo dire la primavera. Vediamo. Intanto. Urca, è andato uno strappone là davanti quando hanno ripreso la zona di RS Giovi e Drago Lievitato, perché in un giro hanno preso mezzo secondo praticamente su Z Pro Mauro. Quello che non riesce a fare overboost è per Mauro, quindi continua a rimanere 1.8-1.7 il distacco. Alesi si sta staccando dalla zona di RS. Vediamo come si evolverà la situazione. Al momento comunque Mauro sarebbe dietro anche a Ganu, quindi sarebbe un punticino preso. Alesi non ha DRS, prova a difendersi ma viene sverniciato. E Giovi quindi passa in quarta posizione. Pilota, ricordiamo, partito 14esimo, al momento ha fatto un gran lavoro di squadra trainandosi Drago Lievitato, e adesso è andato a prendersi una quarta posizione con la vittoria lì vicino, perché tutto sommato sì, ha 3 secondi di penalità. Sì. Però vedremo cosa potrà succedere. 13 giri al termine di questo Gran Premio degli Stati Uniti, molto molto bello, e che ci ha regalato tanti piloti che si sono potuti giocare almeno per qualche giro l'opportunità della vittoria. Comunque tutto sommato adesso addirittura Kaisermatt, che è il tredicesimo, andiamo a vedere, a 15 secondi dal primo, quindi tutto sommato una gara di rispetto per tutti quanti. Per Matteo, con il bene che gli voglio, cioè, si è salvato con la safety car, no? A livello di sosta aveva ritardato, doveva seguire Giovi, doveva restare lucido, quei due giri in più, insomma, finendo nel gruppo con 12 piloti che l'hanno sopravanzato, certamente non ha aiutato. Poi non è il suo campionato, qui come wildcard, più per esperienza, diciamo, come primo impatto eventualmente al 100%, però bravo comunque, chilometri importanti, fa sempre piacere, soprattutto onorare l'impegno preso come terzo pilota. Vediamo intanto, Overboost non sembra molto lucido al momento, infatti Mauro Gold sì, va subito al sorpasso del pilota della Williams, addirittura era salito a 2 secondi e 2 il distacco nei confronti di Z Pro Mauro. Credo che stia finendo allora questa gomma soft, che là davanti stiano un po', come posso dire, galleggiando grazie al DRS. Quella di Alesi è sicuro finito, sì, alla 14, insomma, sottospecie di arena, la tripla a sinistra, quel che è, non dando nomi alle curve, è un po' complicato. È dato molto largo Alesi, Drago Lievitato si era fatto vedere, di nuovo Drago Lievitato si fa vedere verso curva 1. Vediamo quindi Drago Lievitato all'esterno, tenta l'incrocio di traiettorie nei confronti di Alesi, ma come è stato ostico prima, lo è ancora adesso. Vediamo, si fa vedere Drago Lievitato,
E occhio, perché qua nello Snake è facile che arrivi un errore. 7-10, mi ha ripreso se dovrò Mauro solo nel T1. Eh sì. È un Kaisermat 3 secondi, un drago lievitato che verosimilmente andrà adesso all'attacco di Alesi grazie all'ala posteriore mobile. E invece Z Pro Mauro è rientrato nei confronti di Drago, che si fa tutto sulla sinistra al momento e passa il pilota della Ferrari che è in crisi di gomme. Ecco qua la pioggia. È arrivata la pioggia. Vado a prendere l'ombrello, torno su. È arrivata la pioggia, quindi vedremo cosa potrà accadere in quanto la pista si... larghissimo Drago qui. Però vedremo se la pista si bagnerà subito o in qualche giro. Aspetta tanta difficoltà di la soft usata. Assolutamente. Senderillo sicuramente. Il problema è in casa Alfa Tauri. Sacrifichiamo Giovi, uomo di giornata, oppure Drago lievitato che si gioca a titolo? No, si sacrifica Giovi sicuramente. Assolutamente, purtroppo. Solo per fermare un giro prima per testare le condizioni della pista con l'intermedio. Siete delle persone orribili. Purtroppo, scusa, purtroppo di squadra questo. Esatto, purtroppo se Giovi fosse stato lì ancora a giocarsi il titolo, allora sì. Però ormai Drago è lanciato insieme a Mauro per la vittoria, quindi credo che comunque a lui stia anche tanto bene perché ha fatto un ottimo lavoro alla squadra sia su Zucca che qua, quindi bravo Giovi. Spero che riesca a vincere il driver of the day, ecco. Che i nostri spettatori abbiano cuore. Ma allora, quando si è un team, vincere il mondiale piloti fa piacere a tutto il team, non come i Mercedes che fanno scansare un pilota per una... Mauro intanto vediamo, si fa vedere nei confronti di Alesi, che comunque con questa gomma soft è riuscito a tenere ancora per un giro la zona di RS nei confronti di Drago. E c'è da fare veramente giochi di squadra bravi di nuovo anche in casa Red Bull, perché Dato Izzi sta tirando per il Dodog finché c'è ancora DRS. Ma dei giochi di squadra della Red Bull li abbiamo visti ad inizio campionato ed erano, sono stati dei cultori praticamente. Ma adesso è tanto in difficoltà Birillo. Sì. Soprattutto in trazione. E vedremo quindi se si bagnerà in poco tempo la pista, perché la pioggia sta arrivando tutto sommato neanche così tanto forte, perché qualche gocciolina c'è. Li vedremo. Mancano 9 giri al termine. Sta lavorando meglio adesso rispetto a Giovi, Flaminio, Drillo e Dato Izzi con la soft. 15 giri sulla soft. Immagino il calo della gomma, però forse anche le temperature. Sì, un po' non perfetto, non fluido in uscita dallo Snake. Eh sì, un Drago che non riesce ad andare a riprendere il suo compagno di squadra, o almeno arrivare alla fatidica zona di RS. Intanto mi dicono dal coordinamento che è arrivato il momento che più aspettiamo, ovvero il momento del driver of the day. Con abbiate pazienza se Pro Mauro si fa vedere con ovviamente sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel potete andare a votare chi vi è piaciuto di più questa sera. Niente, non vogliono farmi dire chi vi è piaciuto di più questa sera, quindi andate a votare Formula Italian Team Official Channel su Telegram. E no, Raffa... hanno sentito driver of the day, si sono scatenati questo. io e attenzione, perché questa lotta Alesi Z Pro Mauro ha fatto sì che Drago lievitato si distanziasse abbastanza, però Mauro Gold è arrivato nei confronti di Z Pro Mauro, quindi è tutto di nuovo da riscrivere con Z Pro Mauro che si fa all'esterno, tira una grande staccata e passa il pilota della Ferrari che è molto molto in difficoltà. Oh, Matteo Profilo, altri 3 secondi per il pilota della Renault. Giovi intanto vedremo quel quartetto come
come finirà, perché mancano 8 giri e per loro si fa sentire la, il deterioramento delle gomme, ma questo DRS ancora una volta sta decidendo con Drago Lievitato che è arrivato comunque nei confronti dei primi 4. Vediamo se ha il DRS, se può attivare. No, non ancora, quindi dovrà aspettare ancora un giro. Mauro Gold invece nei confronti di Alesi va a prendersi la settima posizione. E occhio, perché Z Pro Mauro era arrivato, ha frenato molto molto prima. 3-7 intanto il distacco tra Z Pro Mauro e Drago. È salito a 1-8 il distacco tra Giovi e Drago. Ha fatto un errore, per forza, e la pioggia si sta intensificando. Essere, esattamente, si inizia ad essere molto sul limite. Molta fatica al centro curva nel restare saldi, stabili, nel trovare poi fiducia in trazione. Adesso è tutt'altro che facile come situazione. E vedremo quel che succederà, quindi se avete già votato, purtroppo non potete cambiare il voto. Vedremo cosa succederà in questi giorni. Si può? Sì, basta ritirare il voto e rivotare. Ah, molto bene, questa non la sapevo. Questa non la sapevo, vediamo quindi chi potrà essere questo driver of the day alla fine di questi 6 giri sotto la pioggia. Overboost. Che è successo? Elegantemente di traverso, Giovi. Ah, molto bene. Trazione alla 8. Cartista 3-6. Adesso iniziano ad arrivare tanti secondi. Vediamo Flaminio su Birillo. Sì che ha il DRS, ma è molto vicino. Non ha più la parte ibrida, Flaminio. Non ne ha più di elettricità il povero Luca Flaminio. Overboost su Alesi. Oddio, per un momento sembrava stare andando lungo, invece Alesi che ha anticipato la staccata per un bel incrocio da parte di Alesi. In trazione con gomme più usurate. Morte, punto. All'esterno Alesi. Troppa strada in più da fare. Bella l'idea, però troppa strada in più da fare. E quindi si prende l'ottava posizione Overboost. Ma attenzione, perché Flaminio, che sta succedendo? Ai box sia Flaminio che Dado Izzi. E questo potrebbe essere la matta. Anche ci trovi. E non è andato ai box Mauro Gold. Birillo, Giovi, Drago Lievitato. 5 secondi per Adams intanto. Quindi Birillo, Giovi, Drago Lievitato, Z Pro Mauro, Mauro Gold, Alesi, Marco Gano continuano, gli altri tutti ai box intermedia. E io acqua non ne vedo per il momento alzata dalle macchine, e vedremo. Poca. Vedremo se avranno pescato la matta. Soft è obbligati, perché insomma erano davvero al limite. Per il Dog 21 giri su questa soft, sì, sono davvero tanti. Mi aspettavo che si fermasse prima a Birillo che Dado. E io mi aspettavo Drago Lievitato seguisse invece gli altri con l'intermedia, visto che ciò vi ha proseguito. Quindi sì, ma l'intermedia non sta in pista. No, non sta in pista. Stanno perdendo tantissimo. No, ma curve non le allora fanno. Se lo gioca al podio. Sì. E se lo gioca alla grandissima, perché addirittura al momento sarebbe davanti Birillo di 2D, bandiera gialla nel T2. Kaiser. Matte, si è girato. Uscita dallo Snake, però sana la vettura, riparte. Dicevo, Birillo sarebbe salvo nei confronti sia di Giovi che di Drago. Drago guadagnerebbe al momento neanche la posizione. Sì, la posizione sul suo compagno di squadra, sì, che sta tentando in tutti i modi di andare a prendere Birillo, che va ai box. Birillo box. Anche Drago e box. Z Pro Mauro, Mauro Gold. E attenzione, Alesi perché continua. E Marco Cano anche. E anche Giovi. E attenzione, perché se questa intermedia non andasse a funzionare, Giovi si sta giocando la vittoria. Quindi al momento mancano 5 giri. Vediamo dove sono con Dado Izzi, visto che non aveva funzionato bene. Dado Izzi è davanti.
e anche... No, no, è dietro. 2 secondi a Birillo. No, sì, io dicevo nei confronti di Drago. Ma fai il confronto con Birillo che l'hanno attaccato. Sì. Cioè, Birillo ha guadagnato 2 secondi in giro. Vediamo, quindi... morta, A cartista e box... 18 secondi, tra Giovi e Birillo. Cartista e box soft. 18-0, dai Giovi. Si gioca una splendida carta. Almeno lì per il podio. Vedremo, quindi, se e cosa riuscirà a fare il pilota dell'Alfa Tauri. Con Drago molto molto vicino a Flaminio, è l'unico sotto al secondo tranne Advance Apple al momento. E vediamo cosa potrà fare il pilota. Ovviamente DRS è disabilitato. No, è ancora abilitato Advance. Sì. Adesso è disabilitato. Se l'erano scordato, hanno detto: oh cavolo, questo... ne parlano. Toglielo dentro. Come colpa qua? Cioè, è arrivato. La comunicazione via radio a direzione gara. 17 secondi tra Giovi e Birillo, 18-8 tra Giovi e Dato Izzi. Vediamo. Ai box anche Alesi, e Alesi ne perderà tante di posizioni. In casa Alfa Tauri non perfetti, ai box. Ganu anche ai box. Con gli limitatori di Giovi. Dato Izzi passa. Birillo passa Dato Izzi, arriva Flaminio. E terzo Giovi. Ma purtroppo a 3 secondi. Disastro in Racing Point. Che Cartista è andato a tagliare l'intermedia proprio il giro in cui ha detto che la disabilità del DRS. Sì, ha messo la soft. Sì. E quindi là davanti ci sono 2 Red Bull al momento. Drago gli ha evitato 3 secondi. Urca. Drago gli ha evitato 3 secondi. Flaminio ha 2 avvisi. Attenzione, ultimi 4 giri. Ok, trovato il modo. E vediamo. Niente. Nulla, non funziona. Proprio no. No, non è che non funziona, è che è un disastro. Non ho un filo che vada, cioè è assurdo, lo cambia di 3. Vediamo quindi se mi regge, e invece no. Sì, no, sì, sì. Ok. Mauro Gold è decisamente meglio, con questa intermedia sta risalendo sul set pro Mauro, e anche che il gruppo lì davanti è vicino, lungo di Flaminio. Lungo di Flaminio, vediamo. Drago limitato. Non ha voluto usare di più il buon questo Drago lievitato. Quando gli fai i grattini, questo... è che c'era una visuale da dietro molto molto interessante. E lì non riuscivo a capire se si fossero toccati o no, ecco, con l'anteriore. Però dicevo prima che Dado Izzi sarebbe ovviamente al momento primo con i 3 secondi di Birillo, e bisognerebbe vedere. Giovi al momento perderebbe solo una posizione. È quasi a metà dell'opera, Giovi, per mantenere il podio. 3 secondi per Z Pro Mauro. E quindi al momento al momento passerebbe Mauro Gold in sesta posizione, che limiterebbe i danni dopo un secondo stint assurdo per Mauro, purtroppo. Vediamo. Davanti anche Dato Izzi che decide di fare, perché magari ci potrebbe anche stare che lascia Birillo, alza un po' il ritmo, oppure spinge fino alla fine. Ecco, questo è il discorso. Vabbè, in ottica Finals converrebbe che sia stesse davanti Dato. Ha più punti Dato Izzi, vado a vedere al volo in classifica. Sì, Dato 137, Birillo 132, però vedi, sono lì a 5 punti. Che ci va alle Finals? Insomma, se la giocano fino in fondo, credo ci stia. Grande sovrastazione Dato Izzi. Birillo ha il punto del giro veloce, se non sbaglio. È tutto somma. Zeta Mauro, Mauro su Drago! Su Drago! E attenzione, perché Mauro Gold è molto molto vicino, attaccati a questi due.
Oh no, Andrea, è un disastro questa sera. Tra controlla le cuffie scariche. No, no, li controllo io, non ci sono problemi. Vediamo. Vediamo intanto cosa succederà tra Zeta Pro Mauro Drago e Mauro Gold. Perché Mauro si vede davanti il suo rivale per il titolo dopo, come detto, un secondo stint un po' appannato, e adesso ha la possibilità addirittura di andare a prendere due punticini. Ha alzato il piede. Sì. Dado Izzi sì, ha alzato il piede perché è sopra i 3 secondi, quindi Birillo al momento sarebbe il vincitore di una gara pazzesca, condotta comunque buona parte in testa dal pilota della Red Bull. Arrivano vicini vicini tutti e tre, con Mauro che si fa vedere nei confronti di Drago, ha trazionato un pochino male. Quindi vediamo. Ancora due giri al termine con Flaminio che... 1,7 da Giovi, 1,8, dai, dai, dai. Non me ne voglia Luca, però lui già ha avuto la soddisfazione della stagione. 1,9. E niente, tu quando commenti una gara di Pro League nel finale di stagione ti devi attirare delle frecciatine barra odiante. Dai, io devo per lo spettacolo. E in correzione di Flaminio alla 19, 2-1. Quante correzioni. È vediamo, problema che adesso c'è dato Izzi davanti, si è alzato 2-3, dai, poi, guarda che bel finale, bravi, bravi ragazzi della Pro, bello. Vediamo quindi là davanti Giovi, però al momento mezzo secondo da Dado Izzi, vediamo se tenterà un attacco nei confronti del pilota della Red Bull. È vero che ormai Drago non può più fare nulla con questi 3 secondi di penalità, quindi Giovi può correre tranquillamente per la sua posizione. E vedremo quindi se potrà tentare un attacco nei confronti del pilota Red Bull, ma sarebbe fine a se stesso, ecco. 3-8 intanto il distacco di Birillo Dog nei confronti di Dado Izzi, del suo compagno di squadra. Sarebbe una doppietta Red Bull molto molto rocambolesca, quanto meritata da tutte e due, perché Dado Izzi pole position e Birillo Dog con la sua strategia di montare subito due gomme rosse. È stato quello anche un ottimo passo mostrato dal pilota della Red Bull. Intanto Andre purtroppo a lui serve... No, è andato già se a vantaggio col lavoro, è andato a creare parti post gara. Ah, molto bene, molto bene. Pensavo, se a me serve un cavo USB, pensavo che lui servisse un cavo LAN. Invece fortunatamente si è andata ad avvantaggiare, quindi lo ringrazieremo, lo saluteremo dopo. Diamo dietro che succede, perché Birillo va a iniziare l'ultimo giro di un gran premio degli Stati Uniti. Molto Ganu, 3 secondi. Sì, alla 19. Dimmi. Alla 19, taglio clamoroso all'interno, gli ho dato il terzo posto. No, ho capito, ne mancano 19. No, alla 19. Mancano 19. Bella la Pro, però anche meno, altre 19. Bravi tutti, però piano piano. Vediamo intanto, perché a Giovi mancano 8 decimi per tentare di prendere un podio che sarebbe molto molto meritato, soprattutto partito in 14esima posizione. È la solita gara in cui diresti chi è che lo merita di meno questo podio. Sono stati tutti molto molto bravi e sarebbe molto molto difficile scegliere. E intanto Drago è sopra il secondo nei confronti di Mauro, e vediamo se Mauro Gold potrà... Manzetto Pro Mauro a 6 secondi. Sì, sì, quello sì, però poteva essere una buona opportunità per avere più scia Mauro Gold
nei confronti di Drago e poter tentare un attacco. Però questo non è stato, ma andiamola davanti perché Birillo Dog sta arrivando alle ultime curve di questo Grand Prix del Texas, roccambolesco quanto bellissimo. Molto molto incerto chi sarebbe stato il vincitore, ma Birillo Dog passa sotto alla bandiera a scacchi e va a vincere. Dado Izzi secondo, doppietta Red Bull, questo è uno scossone per il campionato costruttori. Flaminio terzo, continua la sua striscia positiva. Giovi quarto, quinto Drago che passa davanti a Mauro Gold, a questo punto passa davanti di un punto, che prende due punti nei confronti di Mauro, e quindi si inverte, c'è lo switch in classifica, ma di un punto, e si arriverà in Messico con Drago lievitato davanti di un punto di Mauro. Incredibile, che bel finale di stagione, che bel finale di stagione. Andiamo a completare la classifica con Mauro Gold sesto, settimo Z Pro Mauro, ottavo Lesi Peccato, nono Marco Ganu, decimo Overboost che va a prendersi un punticino, Advance Apple undicesimo, dodicesimo Kaisermat che tutto sommato la porta al traguardo, Matteo Profilo tredicesimo, Cartista chiude in quattordicesima posizione. Raffa, arriviamo alle considerazioni finali. È stato un GP, come ho detto prima, molto rocambolesco, bellissimo, incerto, e quanto incerto è questo finale di stagione un'altra volta. Ma prima di tutto bravi tutti per arrivare al traguardo, non è una pista facile, anche meno penalità di quanto mi aspettassi, vedremo nel post gara con i vari risultati. E come detto bene, è difficile assegnare un pilota del giorno, chi si merita di più quei gradini sul podio. Credo che più deluso più che altro sarà dato Izzi, insomma, pole position, ha guidato per diversi giri il GP, Berillo è stato quello un po' più ottimista, più fiducioso che sarebbe successo qualcosa, gli è andata contro la safety car, per carità, poi salvato dalla pioggia, quindi è stato quello un po' che si è giocato più jolly. Stefano Colello vincitore, almeno in pista, poi vedremo come detto nel post gara. Un po' un peccato che è successo quanto avevo detto verso la prima sosta, ovvero primi giri sì, bello, tutti quanti così a treno, però con le soste spesso capita che il gruppo si sfalda, le strategie più che altro si sono differenziate troppo, e diciamo si sono creati dei diversi pacchetti che secondo me non hanno mostrato il vero passo di tutti i piloti, però insomma alla fine è data così, è stata una bella gara, emozionante, e bravo personalmente Giovi a risalire, come detto, dal fondo, personalmente su un gradino ancora più basso del podio, però è lì, dai, per la foto il pilota del giorno dobbiamo dargli qualcosa, un abbraccio, un saluto glielo devo dare a Giovi, è stato molto molto bravo. Beh, Giovi intanto nonostante è stato... l'ansia di avermi al commento intanto è stato scelto dal gioco come pilota del giorno, quindi almeno un qualcosa c'è, e tutto sommato potrebbe anche prendere il punticino nel giro più veloce, perché è suo in 1:33.393, ovviamente dovrà essere posto all'occhio clinico della direzione di gara. Io vi chiedo intanto se è possibile che mi invitate i primi tre, per cortesia, così evitiamo tante cose. È troppo gentile, avrei detto di no. Ah, è solo per non far vedere tante ancora più interruzioni, ecco. Quindi. Già ci ha dato fastidio con le cuffie che non funzionavano. No, le cuffie, il pad, tutto era scarico stasera, quindi è stato un disastro. Si vede che siamo in zona rossa perché si utilizzano sempre di più le console. Comunque, andiamo, quindi aspetteremo i primi tre per le consuete interviste. Un gran premio, una Pro League che ritornerà non la prossima settimana ma tra due settimane, si andrà in quel dell'autodromo degli Hermanos Rodriguez in Messico, con Drago lievitato che sopravanza Mauro Gold di un punto, e chissà se non continueranno così fino al fatidico giorno di Abu Dhabi. Beh, scambiarsi per un punto vuol dire che avremo nuovi vincitori, per carità, oppure quelli che già abbiamo avuto torneranno al successo. Sarà bellissimo avere sempre i primi due che si scambiano in questo modo. Come detto, speriamo non influirà troppo il post gara le varie penalità, insomma. Mauro, se non vado errato, è partito
lì davanti, quindi sì, in prima fila, quindi lui avrà il giro richiesto della qualifica. Drago invece scattava quinto. Sono vari temi che possono influenzare pesantemente l'andamento del campionato, ma almeno nelle teste oggi è stata molto molto bella la lotta tra Mauro Gold e Drago, lontani in pista. Nell'ultimo giro Mauro si è fatto vedere un po' staccato in confronto di Drago, evitato a rimandare, a dire ci sono, però poi ne riparliamo la prossima volta dopo la Pasqua, adesso mangiamo un po', ci affoghiamo di cioccolata, poi ne riparliamo. E quindi bella la lotta, intanto ci stanno raggiungendo i primi tre classificati. Intanto dicono dal coordinamento che Luca non ha l'invito. Ho sbagliato tanti. Non vi dico chi ho invitato, potete cenarlo da soli. Ho sbagliato. Un Italian Family. No, no. Lore? Ho aggiunto Pirillo da Twizy e Ciobi. Ah, molto bene. Niente, voleva sabotare solo, anche le interviste. Chiedo venia, chiedo scudo. Ho sbagliato. Però vedi quando il cuore va avanti, niente. E niente, no, intanto che ci raggiunge anche Flaminio e poi iniziamo con le interviste, che cedo a te il Raffa per il tuo ritorno, quindi potrai farle tu. Ti dico, è stato, intanto Danirco ci dice che ha dato il setup ai due Red Bull, quindi potrebbe essere fonte. Ehi, non l'ho usato il suo setup, digli a Danirco che me l'ha dato martedì sera prima della qualifica e i meriti non se li può prendere con me. Questo ve lo vedrete, lo vedrete in privato, ma dato che ci ha raggiunto Luca, ne parlavo oggi con Marco, è Danirco e non Danirco, quindi questo me la voglio riprendere, esatto. questa piccola soddisfazione. Molto bene, iniziamo con le interviste. Meglio. Grazie mille, allora iniziamo con Stefano Conello, in arte Birillo Dog. Stefano, non diamo i meriti al setup, non diamo i meriti a Mirko Suriano, diamo i meriti alla pioggia oppure ai tanti jolly che ti sei giocato in questa serata, perché solo 10 giri inizio gara con la soft, anticipare così tanto le strategie, diversi rischi ti sei preso, alla fine hanno pagato in pista e credo con diverse emozioni, immagino, durante il GP, perché c'erano continui capovolgimenti di fronte per la tua gara. Allora, no, ma a parte gli scherzi, mo con Mirko, se devo ringraziare Mirko, lo ringrazio per Suzuka e per tipo tre quarti del campionato, perché effettivamente mi dà il setup. Oggi non avevo provato assolutamente, non avevo tempo, ero prima di entrare in lobby lì a fare una qualifica e dire quale setup uso, quello che mi ha dato Mirko adesso o un altro. Il suo non mi piaceva, ho usato l'altro a caso. Ringraziamo Alberto che li mette in prova a tempo. E per quanto riguarda la gara, non l'ho mai detto in, penso, 7 anni che corro, ma ho fatto una gara della Madonna dal mio punto di vista, nel senso che io a inizio gara ho detto a Dado, guarda, questa gara o mi arriva la pioggia e svolto, oppure la prendo da dietro, ma l'avrei presa da dietro comunque, quindi devi fare qualcosa di diverso. Ho provato a passare over, non c'era proprio la possibilità, e quindi trenino, e allora diversa, rossa rossa, e poi dovevo aspettare la pioggia ed è quello che ho fatto. Poi vabbè, sotto la pioggia mi sa che andavo fortissimo, infatti non mi io mi aspettavo vincesse Dado, non volevo neanche superare i 3 secondi con lui, e mi ero già rassegnato alla sua vittoria, ho detto arrivo secondo, devo superare i 3 secondi con Fleming, poi è andata così, meglio. Peccato per i 3 secondi, prendo sempre 3 secondi e poi 0 avvisi. Oggi mi sono divertito, alla fine della gara ho detto non ho avvisi, ne taglio una, tanto. Però vabbè, niente. Molto bene, grazie mille. Dado di nuovo sul podio, Dado di nuovo in pole, Dado di nuovo a guidare il GP, però forse nel complessivo troppo con le ali tarpate, magari potevi imprimere un ritmo diverso al GP se fossi stato tu a guidarlo. Come è andata in generale la serata? Niente, vabbè, ho fatto 3-4 qualifiche di prova. Non mi era mai uscito quel tempo in qualifica, anzi non sono mai andato sotto il 30, a dire la verità. Fortunatamente sono riuscito a fare il tempo. Credo sia forse la prima pole quest'anno, non lo so. Niente, vabbè, gara, ho cercato di imprimere il ritmo, ma era poca roba, non avendo mai provato la gara, quindi ho cercato di accodarmi a Luca e niente, ho provato a seguirlo. Poi alla sosta ci siamo trovati in un trenino incredibile, tipo 6-7 macchine tutte attaccate, ed era praticamente impossibile fare ritmo o andare veloci. E quindi niente,
Poi è uscita la safety e non avevo più gialle, quindi ho dovuto montare obbligatoriamente la rossa e sperare nella pioggia, e fortunatamente è arrivata. Peccato per gli ultimi 5 giri, ma Stefano aveva un passo clamoroso sotto la pioggia, pazienza. Meglio così per la squadra, meno per me, però il campionato tanto ormai è andato, quindi meglio per la squadra. Molto bene, grazie mille. Luca, a panino tra le due Red Bull in classifica piloti, appena dietro le due Red Bull questa sera, insomma, con le cugine, ecco, a metterti un po' più di ansia nel finale, però nel complesso è una gara, anche per te un po' come per Illo, ricca di capovolgimenti di fronte, una volta eri davanti, una volta eri decimo. Com'è andata la serata? Comunque si continua la striscia positiva più volte citata dal buon Long. No, striscia positiva, insomma, sono 3 podi in 4 gare ed è andata storta la Russia, potevano essere, insomma, dati alla mano 3 su 3. Però, detto questo, è un buon periodo. Sono un po' dispiaciuto perché, insomma, il passo c'era, la safety car ha rovinato i piani, perché credo che per quanto è arrivata la pioggia, le Sibirillo lì con le rosse non ci sarebbero arrivati, quindi avrebbero dovuto fare la sosta prima. Però, insomma, ogni tanto ci vogliono anche i pallottolieri nelle gare, ci sta, ti va storta. Poi sulla pioggia Stefano andava davvero forte, però è anche vero che era arrivato nella condizione che con 2 macchine in mezzo era inutile a prendermi dei rischi ulteriori, perché mai provata e non valeva la pena. Peccato, ripeto, la safety car è arrivata in un momento sfortunato, ma ci sta, magari un giorno va bene a me, un giorno va bene agli altri, oggi è andata male a me, andiamo avanti. La striscia positiva è buona, le prestazioni sono buone, ne mancano 3, finiamo bene le ultime 3. Molto bene, grazie mille. Andrea, a te, non so se hai qualche dubbio che vuoi toglierti con i primi 3 classificati, che sono anche i 3 contendenti alle finals. Assolutamente nessun dubbio. E dalla chat neanche non ci sono altre domande, quindi potremmo andare subito con il driver of the day. A lei, se hai dati. Sì, allora, il driver of the day va, attenzione, al buon Giovi 1006 con il 31% dei voti per la gioia di Raffa, quindi non ho per nulla condizionato le votazioni. No. Ci sono stati anche dei voti, c'è un secondo posto a pari merito di Dadoizzi e Flaminio al 23%, 15% per Birillo Dog, 8% per Alesi, quindi è molto conteso anche questo driver of the day, e fa molto molto piacere, anche perché è stata, come detto, una gara molto molto bella, molto equilibrata, e quindi anche i voti rispecchiano quello che è successo in pista, ecco. Molto bene, grazie mille Andrea, allora direi che siamo in conclusione, lascio chiudere a te. Chiudo io, molto bene. Allora, io ringrazio. Padrone di casa, quindi. Beh, oddio, comunque l'anno scorso. Vabbè, lasciamo fare. Allora. Coinquilino, va bene, va bene. Andiamo in conclusione. Io ringrazio i primi 3 che sono liberi di andare nel party post gara con il buon Andrea Badolata che ci ha lasciato prima. Quindi, grazie, Birillo. Grazie mille a voi, ragazzi. Buona serata. Grazie anche ad Ado. A voi ragazzi. E grazie anche al buon Luca Flaminio. Grazie a voi. Speriamo di vederci presto. È presto, sono 2 settimane comunque per aspettare la buona. Vabbè, quello sì, bravo, è vero. Ci vediamo giovedì. Noi ci vediamo giovedì per l'Easter Egg Race. Per l'attesissima Easter Egg Race, quindi il buon forum Formula Italian Team non si ferma solo con i campionati ufficiali, ci sarà l'Easter Egg Race che ormai è un must, è una tradizione ormai ogni anno fare questa corsa, ci sarà da divertirsi, ci sarà un po' meno di tensione che nei campionati, anche perché se nella Pandoro Race abbiamo il Pandoro, qua non si sa se abbiamo l'uovo di Pasqua, quindi si gareggerà solo per la gloria. Io ringrazio il buon Ernesto Coppola per aver fatto da direttore di gara. Grazie Andrea, buonanotte a tutti. Ringraziamo anche il buon Andrea Badolato, che ormai è già con la corazza, anche se questa sera non è successo quasi nulla, fortunatamente
con i piloti e ringrazio il ritrovato Raffaele Lelli per i più Hiroshi che è tornato questa sera al commento. Grazie Raffa. Grazie a te Andre, fa piacere, bellissimo tutta la chat, buonanotte a tutti. E buonanotte a tutti, lo dico anch'io, non prima di aver detto che sì, ci sarà giovedì la l'Easter Egg Race, ma si ritornerà con i campionati ufficiali settimana prossima, il giovedì con la Master League. Non è ancora conclusa la tournée in America, perché si concluderà venerdì con la Prime League, non questo, il prossimo. Dopo di questo abbiamo concluso, io ringrazio tutta quanta la chat, lo vogliamo dire insieme Raffa? È difficile così, se non viene spontaneo, ti spiace. No? Non... Vabbè, lo dico io. Anna, presto, solo se fittano nel live. Ciao! È il tempismo che... Sono decimi preziosi. Che non... Ce la faremo.